anche in valore assoluto insomma continua a aumentare nel nostro paese questo inevitabilmente porta a un incremento della spesa pubblica in, in, in ambito sanitario previdenziale assistenziale e, e questo naturalmente ha delle ripercussioni, ripercussioni importanti sulle risorse da, destina, da destinare alle famiglie con figli, e in ultima analisi anche alla mobilità sociale che voi sapete bene è già piuttosto scarsa nel nostro paese. Non si può dimenticare che l'invecchiamento demografico eh, influenza evidentemente anche la struttura della forza lavoro, che nel nostro paese addirittura presenta una struttura per età che è più vecchia di quella della popolazione nel suo complesso, con tutte le conseguenze che questo può portare. A partire dai livelli di produttività, eh, dalla, diciamo, dalla, dalla, eh, gli effetti deprimenti che questo può eh, avere come conseguenza sulle opportunità di carriera dei giovani, sui tassi di imprenditorialità del paese, e, eh, ritardando anche l'uscita dei giovani dalla famiglia di origine e il calendario delle nascite. Eh, non voglio però eh, appunto, noi guarderemo a diciamo, questo tema da quattro angolazioni diverse e non voglio appunto togliere eh, tempo ai miei relatori perché siamo già un po' in ritardo e quindi comincerei dal professor Blangiardo, professore emerito dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, anche se il professore ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è, è un grande piacere per me. Eh, eh, averlo tra i miei relatori, eh, è stato il mio presidente, quindi lo, lo ascolto, ascolto con particolare attenzione e gli lascio la parola. Grazie. Che funzioni, grazie. Buongiorno a tutti. <coughs> Vabbè, grazie per l'invito. Vado direttamente al sodo perché abbiamo 15 minuti. Mi sembra di aver capito allora io di mestiere ho fatto il demografo faccio il demografo quindi il mio, discorso, il, mio, il mio approccio è prevalentemente mercato del lavoro con un taglio ovviamente di natura demografica cercando di mettere in evidenza quali sono le grandi tendenze, gli scenari e le problematiche, le conseguenze che in qualche modo possono derivare. Alcune cose sono note lo sapete abbondantemente ma le richiamo velocemente ecco il potenziale, partiamo dal potenziale mercato del lavoro, popolazione in età lavorativa, ecco questa è una cosa che tutti voi conoscete il numero di soggetti in età lavorativa, eh, in prospettiva, ho ripreso le previsioni ISTAT adeguando la base di partenza, quindi sono dati in qualche modo facilmente disponibili. 37 milioni, scendi, 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 arrivano a 27 milioni e questa è una cosa abbastanza nota, quindi cala il potenziale produttivo. Perché? Beh, perché eh, è una questione di ricambio. No? Qui queste tre curve che vedete sono da un lato la variazione, quella azzurra, quindi di quanto nei prossimi decenni le cose cambiano, eh, qual è l'effetto derivante dal ricambio? Cioè questo cambiamento quantitativo, no? lì c'è scritto 3.484.000 che è il passaggio dal 2023 al 32, quindi dieci, nei dieci anni spariscono 3 milioni di persone. Dice come mai? Ne spariscono 2 milioni semplicemente per un ricambio quelli che escono sono più di quelli che entrano e quindi evidentemente la cosa diminuisce c'è una compensazione ah scusate, sono i due quelli che diminuiscono tre l'effetto ricambio la compensazione sulla far, sul, sul fronte migrazione eh, diciamo saldo migratorio tenuto conto della mortalità che compensa più o meno un milione quindi la spiegazione è, è sostanzialmente scritta lì eh, l'età media cioè come cambia l'età cioè, questo non è una questione solo di quanti ma è anche una questione di chi quindi come si modifica la forza lavoro? Potenziale, siamo sempre nel potenziale. Eh, io qui ho preso due indicatori, uno è l'età media, come vedete è la linea nera, va avanti, certo, aumenta un pochino, ma secondo me non è quello il grande problema, cioè non è l'invecchiamento della forza lavoro, è la caduta della quantità di forza lavoro, il problema che va proponendosi. L'altro indicatore è una sorta di indice di vecchiaia un po' alla buona, nel senso che il rapporto tra la generazione, eh, la componente, diciamo più vivace, i 25-34 anni, se leggo bene, e, e gli altri invece che sono al denominatore e al numeratore quelli più maturi. Eh. Quindi in qualche modo dà un'idea del processo di invecchiamento da questo punto di vista, però vedete che è ancora un suo e giù abbastanza modesto, quindi ripeto, non è quello il grande problema. Se vogliamo proprio ragionare in termini di invecchiamenti, ho fatto un altro giochino, eh, qui c'è scritto mila ma è in milioni e cioè eh, il potenziale produttivo cioè in pratica prendi la popolazione in età lavorativa eh, fai i conti rispetto all'aspettativa di vita in età lavorativa fai un totale e ti viene fuori 1 miliardo e 200 milioni circa quindi 200, 1 miliardo e 200 milioni sono la somma del tempo che eh, i soggetti in età lavorativa oggi eh, spenderanno in età lavorativa nella loro esistenza <coughs> dice come mai allora invecchiano Beh, eh, andiamo a prendere la stessa cosa fatta nel 14 10 anni fa e questo potenziale di anni di lavoro, chiamiamolo così, se adesso è un miliardo 213 milioni, allora era un miliardo 344 milioni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, eh, con le stesse ovviamente proprietà di sopravvivenza, quindi cosa vuol dire che eh, c'è stato un cambiamento strutturale che ha generato una riduzione del potenziale lavorativo in prospettiva. E questo, vabbè, dà un'idea un po' più comprensibile rispetto all'altalena di prima delle, del, del suo giù delle generazioni sul fatto che c'è in corso un processo di invecchiamento ma passiamo invece alla vera partecipazione, cioè al di là della popolazione in età lavorativa, prendiamo la forza lavoro allora, forza lavoro come devi fare? Beh, Devi convertire la popolazione attraverso i tassi di, di, di attività, tassi di attività, io ho preso quelli Eurostat senza offesa per nessuno, c'è comunque dietro una componente Istat, è materiale e Ecco, vedete le due curve. Allora qui il problema è eh, la curva della popolazione è quella sopra, quindi i potenziali lavoratori, la curva dei lavoratori, magari neanche occupati, ma insomma che si offrono è quella sotto. Il vero problema cos'è? È il divario, la distanza. Dopodiché uno diceva ma adesso sono 23 milioni, nel 44 secondo i miei calcoletti, diventerebbero 19 milioni e quindi già questo è un messaggio importante. Cioè diminuisce non tanto la popolazione che può lavorare ma quelli che effettivamente si offrono per lavorare ora questa riduzione è in termini percentuali il 17% diceva beh e allora? Ecco, allora ho fatto una cosa che faceva tanto il nostro amico Antonio Golini quello di scomporre il prodotto interno lordo per abitante e nelle sue diverse componenti con i fattori moltiplicativi alcuni sono economici occupati su forza lavoro piuttosto che PIL su occupati, quindi produttività, eh, però invece c'è una parte demografica, quella scritta in verde, che è appunto forza lavoro su popolazione, quella è un'identità matematica, quindi la, la cosa si spiega. No? Cosa vuol dire? Vuol dire che se di questi tre fattori lasciamo da parte quelli economici, immaginiamo che siano quelli di oggi, eh, cambia quello verde, cioè cambia la componenti in età lavorativa, diciamo la forza lavoro sulla popolazione, il rapporto tra forza lavoro e popolazione, il 17,6 di prima è quella roba lì, la variazione della forza lavoro. Ora, se varia la forza lavoro in questi termini, a conti fatti, un po la buona, il prodotto interno lordo pro capite mi cala di 6.200 euro. Insomma, in poche parole, il messaggio forte che in qualche modo va detto, ok, diminuisce la forza lavoro, ma diminuisce la ricchezza, non solo quella complessiva. Ma anche la ricchezza per abitante nel paese, quindi credo che questo sia un messaggio importante che può avere anche una conseguenza di natura, di natura politica. Dopodiché diceva, vabbè, allora che si fa? Eh, cerchiamo di riavvicinare le due curve, cerchiamo di alzare la quella della forza lavoro per far sì che si avvicini. Eh, come ci proviamo? Rifaccio i calcoli e ci metto dentro non più i parametri dell'Italia, ma i parametri di tassi di attività dell'Unione Europea. E dice: cosa cambia? Beh, insomma, diminuisce ancora eh. però anziché scendere a 19 mi scende a 21,6 quindi insomma in poche parole se io ci infilo è sparito il coso qui no, non importa ah, no, è arrivato se io ci metto l'Unione Europea mi fa una caduta che non è più il 17 ma il 6,1 quindi è un obiettivo diciamo pure minimale se poi voglio esagerare e andare a prendere quelli i primi della classe e allora a quel punto le cose addirittura potrebbero essere diverse, in poche parole, se ci assimilassimo al modello Germania, magari non subito, ma cerchiamo di arrivarci nel 1944, oppure a quello svedese, ecco che allora non solo non avremmo una diminuzione, avremmo addirittura un leggero aumento. Quindi questo giusto per dire eh, si può fare, eh, certo si tratta di cambiare alcune cose, poi io non sono uno che se ne intende più di tanto, però eh, si possono cambiare quelle cose che portino in quella direzione. Per quanto riguarda il discorso dell'età, ecco, qui siamo tornati alle onde che vanno su e giù, certo c'è cioè un leggero aumento, qui gli indicatori sono l'età mediana, non ho voluto sbilanciarmi sulla media perché insomma, con quei tassi un po' ampi era meglio stare sulla mediana. E poi l'altra è semplicemente l'indice, la percentuale di lavoratori anziani, si va per dire 55-64. Vedete anche qui, van su, van giù, ma non è ancora una volta quello il vero punto. Uh, Un'ultima considerazione, anzi un paio, ne mancano solo queste e un'altra, e cioè uh, per la serie Diamo valore alle cose del dista è uscito questo, secondo me, carino, molto carino, il focus del 7 giugno, che non so quanti se lo siano filato, però è, secondo me era una roba molto ben fatta, molto eh, intelligente mi verrebbe da dire, e cioè la, la, la possibilità di vedere. Eh, le capacità che vengono esercitate, no? Lì c'erano diverse classificazioni maschi, femmine, età, eccetera. Io qui ho preso semplicemente quelle, le fasce d'età. Cioè la domanda è eh, che cosa fanno i giovani, i meno giovani o i maturi eh? nelle loro attività? E quindi questo gioco, questo, questo contributo consentiva di andare a fondo su un aspetto che secondo me è abbastanza importante. Allora cosa ho fatto? Anziché fare quelle robe un po' da sociologo, uno, due, tre e poi far la media, ho inserito una metodologia che vi risparmio, chi vuole poi ne parliamo separatamente, che cerca in qualche modo di dare un punteggio rispetto a come si colloca nella scala alto-basso nessuno, possesso di quelle competenze. Insomma in poche parole, qui non riuscirò mai a leggerli, ma ho segnato con i colori, nel senso che come vedete ci sono quattro fasce d'età, diciamo dai giovani, gli intermedi, adultini e i maturi nel campo del lavoro. Um, e ho messo in evidenza le diverse mansioni, chiamiamole così, attività che vengono svolte, uh, di chi sta in, lo fa abitualmente alto uso di quella roba lì oppure basso uso di quella roba lì, era la scala, e quindi in sostanza il punteggio più alto è il punteggio più basso. Detti in altre parole, se andiamo a vedere la colonna dei giovani, beh, vediamo che i giovani, adesso non so cosa riesco a leggere, però utilizzano strumenti, sono quelli scarsi, chiamiamoli così. Nell'utilizzo strumenti digitali, lettura, documentazione tecnica, eccetera, eccetera, li vedete scritti qui. Tenete presente che abbiamo a che fare con un indicatore che varia da meno 100 a più 100, quindi l'essere negativo vuol dire che eh, sono sul basso o, sul, o sull'assente, ecco, è molto, molto importante la percentuale di chi ha assenza di quel tipo di caratteristiche. Evidentemente è il caso contrario. Ora gli anziani fanno autonomia nella definizione, eh, esecuzione dei compiti di ripetizione, no, questo, quell'altro, sequenza nei compiti, definizione dei contenuti, cioè adesso qui non entro nel dettaglio, ve lo potete leggere, ma eh, mette in evidenza eh, come ci sia una certa differenza, anche abbastanza significativa, eh, tra le diverse fasce d'età. Aggiungo che fatta anche sul maschio e femmine ci sono delle cose molto interessanti. L'uso della forza ce l'hanno i maschietti e non ce l'hanno le femminucce, c'è una misura anche quantitativa di questo divario. Comunque, al di là del suggerimento del come divertirsi con queste cose, questo mette in evidenza che in effetti l'invecchiamento della popolazione in età lavorativa, della forza lavoro, ha ovviamente anche delle conseguenze rispetto al cosa sanno fare, cosa fanno, e poi, vabbè, poi arriva l'intelligenza artificiale e questo in qualche modo dà una mano anche agli anziani, come è sottoscritto. Quindi questo è un elemento importante. Mi è scaduto il tempo, l'ultima slide è questa. E questo è anche qui un discorso un po' folle, e cioè eh, l'Italia dei, dei nipoti dei nostri nipoti. E cioè qui cosa ho fatto di bello? Ho cercato di... Eh, scenario, scenario, eh, di mettere in evidenza, banalmente attraverso l'elaborazione dei dati di una tavola di mortalità, quindi nulla di più, condizione stazionaria, stazionarietà, e cosa viene fuori da. Dice ma perché l'hai fatto? Perché mi interessava mettere in evidenza uh, un warning di questo tipo. Noi abbiamo oggi 379.000 nati, 400.000, arrotondiamo. Abbiamo una speranza di vita di 80 ai rotti anni 85. Allora, con questi due parametri, se andiamo avanti con questi due parametri, il mondo che ci troviamo davanti, non noi ma i, i nipoti dei nostri nipoti, è quella roba lì. 31 milioni di abitanti, età media 42 popolazione lavorativa 18 milioni, età media, eccetera, eccetera, li potete leggere, forza lavoro 11 milioni. Ecco, rispetto se andiamo a confrontare, non abbiamo il tempo quindi l'ho tirati giù ma non ve li leggo, se andiamo a confrontare l'ultima colonna con la colonna di oggi scopriamo che c'è un'enorme differenza. Allora, eh, il messaggio è che ecco, i due parametri, ma soprattutto il discorso sulla natalità, eh, se continuano a rimanere in questi termini ci portano lì. Se non ci piace facciamo qualcosa perché questo non succede. Questi sono, e chiudo veramente, i messaggi che penso alla statistica, la statistica ufficiale deve dare anche a chi poi è in grado di prendere le decisioni importanti. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie veramente, <ride> grazie per essere riuscito anche a valorizzare il nostro lavoro, anzi il lavoro della seconda rela relatrice, perché sto per annunciare anche la Nicoletta Pannuzzi, appunto tutti i, i comunicati sul mercato del lavoro passano da lei, compresi i focus di questo tipo. E, molto interessante questo intervento del professor Blangiardo, vorrei soltanto eh, richiamare l'attenzione. Che, insomma, abbiamo qualche freccia nella nostra faretra da, da scoccare contro, diciamo, in contrasto agli effetti negativi del, dell'invecchiamento demografico, da, da, dato che, siamo, che il tasso di occupazione femminile in Italia è il più basso in Europa. E non stiamo tanto meglio dal punto di vista degli uomini, perché il, diciamo nella graduatoria siamo al quartultimo posto. Quindi abbiamo diciamo dei margini di manovra importanti e insomma dovremmo, appunto, poterli sfruttare. Allora, lascio la parola adesso a Nicoletta. Ah, no, scusa. Sì. Nicoletta Pannuzzi che eh, ci parlerà di ritorno occupazionale della, della formazione. L'istruzione è una chiave fondamentale, è una leva strategica del mercato del lavoro e dunque non potevamo non, non dedicare attenzione anche a questo tema. Sì, mi sentite, ok, grazie. Allora estendo i complimenti di Cristina ovviamente a tutto il mio servizio perché è veramente un lavoro di gruppo quello che riusciamo a pubblicare. Eh, sì, la domanda è cosa possiamo fare affinché eh, diciamo, l'ultimo scenario che il professor Brangiorgio ci ha presentato non si realizzi in tutta la sua gravità. Eh, sicuramente un ruolo importante è il ruolo della formazione, forse è anche superfluo sottolineare come la presenza di giovani istruiti e qualificati sia proprio lo strumento, chiamiamolo così, per generare innovazione e sviluppo, per mantenere in equilibrio un sistema fiscale previdenziale ma anche per favorire la stabilità sociale e l'investimento in formazione di qualità, soprattutto delle nuove generazioni, sicuramente contribuisce a ridurre le disuguaglianze, a costruire società più eque. E così come l'accesso all'istruzione e la disuguaglianza nell'accesso all'istruzione, in particolare e soprattutto a cominciare dalla primissima infanzia, evidentemente condiziona il futuro sia individuale che collettivo, la possibilità, lo vedremo nel dettaglio, di inserirsi presto e bene nel mercato del lavoro, la mobilità sociale come eh, ricordava Cristina, ma anche la possibilità di preservare buone condizioni di salute in una società. Perché, grazie a una consapevole prevenzione e capacità di cura, è possibile anche mantenere un elevato livello di salute nella popolazione stessa. Uh, ovviamente, il professor Bangiardo ci ha ricordato uh, molto <ride> come dire, chiaramente come curva demografica, flussi migratori sono fondamentali in un contesto anche di mercato del lavoro e capacità, appunto, del mercato di lavoro di generare eh, appunto, ricchezza. Prodotto interno lordo: Ma anche il sistema di istruzione di qualità a tutti i livelli influenza la capacità di un paese, di una società di fare anche ricerca scientifica e quindi anche capacità di innovazione in un contesto come quello che oggi affrontiamo in questa conferenza nazionale di statistica, che riguarda proprio l'innovazione e l'intelligenza artificiale. Il titolo di studio ovviamente ha un ruolo fondamentale nella partecipazione al mercato del lavoro e soprattutto ha un ruolo fondamentale proprio per i sottogruppi sia di popolazione che nei territori dove la difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro è più forte, quindi in particolare donne e residenti nel mezzogiorno. E, ovviamente c'è un gap di eh, come dire, tasso di occupazione tra i 25 e i 64 anni, tra chi ha un titolo di studio terziario enorme perché è 30 punti superiore a quello di chi ha al massimo ha la licenza media, ma il gap è comunque di 11 punti anche per chi arriva al diploma. E il gap con le UE, quindi diciamo questo, questa nostra condizione spesso di fanalino di coda o comunque di di essere tra i fanalini di coda diminuisce proprio all'aumentare del titolo di studio. Eh, per le donne oltretutto il ritorno occupazionale del titolo di studio è più ampio rispetto a quello degli uomini e si riducono notevolmente anche i divari territoriali. Non è solo un discorso di quantità cioè misurandolo attraverso il tasso di occupazione è anche un discorso di qualità dell'occupazione, perché se prendiamo come due indicatori principi, giusto appunto per fare un esempio senza entrare troppo nel dettaglio, il discorso del part time involontario, cioè di chi è costretto a lavorare part time perché non trova un'occupazione a tempo pieno o dei contratti a termine per quanto riguarda i dipendenti, vediamo che la diffusione di questo tipo di occupazione diminuisce all'aumentare del titolo di studio. Quindi abbiamo eh, diciamo un'Italia dove il, come dire, il titolo di studio medio della popolazione, che possiamo misurare come la quota di 25-64 anni con almeno un titolo di studio secondario superiore, è inferiore di circa 14 punti a quello della media UE. E se andiamo al titolo di studio terziario, quindi saliamo ulteriormente nella misurazione di questo capitale umano, abbiamo la differenza che è più o meno simile e purtroppo questa differenza permane un po' più attutita per quanto riguarda il titolo di studio secondario superiore per il fatto che ovviamente le nuove generazioni aumentano la loro partecipazione al percorso formativo e comunque una differenza di 12,5 punti anche per chi ha tra i 25 e i 34 anni. Di nuovo lo sottolineerò sempre senza andare troppo nel dettaglio dei numeri, con marcate disparità territoriali con marcate differenze di genere che spesso eh, come dire, si sovrappongono, quindi individuando nelle ehm, diciamo, eh, situazioni del mezzogiorno e in alcuni casi appunto, tra le giovani donne con titolo di studio basso le situazioni effettivamente di maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Un primo problema che l'Italia dovrà affrontare, anche se siamo come dire, in un percorso, almeno dal punto di vista appunto, del, della dinamica eh, virtuoso, è quello degli abbandoni scolastici. C'è ancora in Italia un problema di, di abbandoni scolastici perché tra i 18 e i 24 anni con titolo di studio secondario inferiore, quindi per capirsi... Terza media per dirla come dire, nella vecchia struttura scolastica che hanno abbandonato gli studi sono circa 1 su 10, una quota che è diminuita moltissimo in 10 anni, è quasi dimezzata, ma che rimane una delle più elevate nel contesto europeo. Eh, continuo a dire con ampi divari territoriali. Il genere in questo caso è a vantaggio degli uomini, che più frequentemente delle donne, quindi dei ragazzi, che più frequentemente delle ragazze abbandonano la scuola, e c'è una divergenza in termini di cittadinanza, perché il tasso di abbandono dei ragazzi stranieri, quelli cioè che abbandonano precocemente gli studi, è il triplo di quello che osserviamo dagli italiani. Oltretutto con una differenza importante in base all'età con cui questi ragazzi arrivano in Italia. Più è precoce l'età... Meno eh, ovviamente è elevata la probabilità di abbandonare gli studi. E c'è un discorso purtroppo ancora che si riallaccia un po' al mobi alla mobilità sociale di cui parlava Cristina: è l'associazione col titolo di studio dei genitori, cioè la probabilità. Mh, misurata banalmente appunto con il tasso di abbandoni tra chi ha genitori con titoli di studio basso è decisamente più elevata, parliamo del 23,9% dei 18-24 anni con genitori che hanno al massimo la licenza media, scendiamo all'1,6% se almeno uno dei due genitori è laureato. E questo ha effetti devastanti sull'occupazione, perché inserire questo tipo eh, diciamo di eh, vogliamo dirla economicamente parlando di capitale umano nel mercato del lavoro ovviamente è difficile. Parliamo del tasso di occupazione che è del 44,4%, ovviamente in questo senso grandi differenze in quell'Europa non ce ne sono perché la difficoltà di inserire questo, questo tipo di capitale umano è ovviamente è trasversale a tutti i paesi europei, ma sia un pochino ridotta eh, è comunque di tre punti e ancora una volta abbiamo un problema tra giovani donne nel mezzogiorno mentre, e questo lo vedremo un po' sul discorso delle professioni, è, eh, diciamo, è un tasso di occupazione tra gli eletti a vantaggio degli stranieri che identifica anche un, diciamo, una percorsi specifici di inserimento nel mercato del lavoro da parte degli stranieri che ehm, diciamo in, in questi casi vanno su professioni diciamo, meno qualificate e quindi ovviamente anche il fatto di aver abbandonato gli studi ha una rilevanza eh, diciamo più bassa rispetto all'inserimento eh, dei ragazzi italiani. Anche per chi non abbandona gli studi c'è un problema di competenze. Perché eh, diciamo, pur non avendo, quindi pur non parlando strettamente di dispersione scolastica, possiamo parlare di dispersione scolastica implicita cioè il fatto che eh, questi ragazzi alla fine del ciclo secondario non hanno raggiunto le competenze previste in matematica italiana al secondo anno dello stesso ciclo, in inglese addirittura quelle del ciclo precedente, siamo a 1 su 10, 9,7%. Quindi significa che questi ragazzi arrivano o nella formazione terziaria o direttamente nel mercato del lavoro con delle competenze che non permettono a loro di comprendere e sfruttare pienamente anche l'offerta o lavorativa che viene loro prospettata. Il ritardo nelle regioni del mezzogiorno e soprattutto un piccolo dato che purtroppo trascina evidentemente gli effetti anche sul sistema scolastico della pandemia è che tra il 19 e il 23 le competenze alfabetiche in italiano e quelle numeriche in matematica sono purtroppo diminuite. Quindi è aumentata la quota di chi non ha competenze in questi due aspetti eh, diciamo adeguati. E, e parliamo di competenze digitali, eh, diciamo anche questa mattina si è più volte richiamato all'argomento, anche il professor Brangiorgio ci faceva vedere tra le skill appunto, le competenze digitali, l'obiettivo eh, che l'Europa si è prefissato per il 2030 dell'80% come individui tra i 16 e i 74 anni che abbiano competenze digitali almeno di base è ancora lontano, considerando che ci sono alcuni paesi del nord Europa in particolare che lo hanno già raggiunto. Ovviamente i giovani in questo senso stanno più avanti degli altri, quindi nella classe d'età 16-24 il 55% anche dei meno istruiti dispone di competenza almeno di base, ma c'è anche qui un problema di competenza inteso non solo come capacità di utilizzo, ma anche come capacità di capire l'utilizzo e la restituzione diciamo, dell'uso di queste tecnologie di cui eh, prima anche il, il, il padre francescano ci parlava. E poi c'è un problema di migrazione del capitale umano, c'è un problema del fatto che l'Italia ha una migrazione, quindi per ragazzi eh, laureati che vanno all'estero e che non tornano. E, e, e in questo senso l'Italia ha diciamo, una perdita complessiva: eh, ha avuto una perdita complessiva di 87.000 giovani laureati tra il 2013 e il 2022. E, e diciamo, ovviamente, con l'aumento del titolo di studio, la quota dei laureati aumenta sul totale degli espatri. E c'è anche un problema di eh, migrazione interna, perché se sia dal nord che dal centro e dal mezzogiorno. Espatriano in particolare, lo vediamo in Germania che è diventata prima quando prima era il Regno Unito, ma per effetto evidentemente della Brexit, verso una serie di paesi. È anche vero che il nord compensa e addirittura va in guadagno con la migrazione che dal mezzogiorno va al nord, e quindi c'è un mezzogiorno che è depauperato due volte rispetto al capitale umano che riesce. A e, e al contrario invece gli stranieri sono mediamente meno istruiti degli italiani, quindi il rendimento del titolo di studio è inoltre più basso, perché spesso appunto ci sono questi ponti migratori che portano verso nicchie lavorative particolari, ci sono proprio ponti migratori lavorativi e poi c'è un problema che spesso le procedure di riconoscimento del titolo di studio, la difficoltà, i costi, la consapevolezza porta a far sì che molti stranieri non richiedano il riconoscimento del proprio titolo di studio, convinti che questo non serva nell'inserimento nel mercato del lavoro e poi la scarsa conoscenza della lingua italiana che ovviamente rappresenta un, un problema importante. Devo andare velocissima perché ho capito che ho finito il tempo. C'è un problema di professioni e di mismatch, in particolare quindi vado sui mismatch dicendo che tra gli occupati laureati circa 2 milioni di persone, stiamo parlando del 34%, quindi parliamo di un terzo, risultano sovraistruite, in particolare e di nuovo piove sul bagnato, stranieri e donne e, e ovviamente c'è anche un problema delle aree di studio e di laurea perché la sovrastruzione raggiunge un picco quasi il 50% per i laureati socio-economici giuridici, scende al 18,2% per quelli più strettamente scientifici, quali agricoltura, veterinaria, medicina e farmacia, che è anche più bassa delle famose lauree STEM. Non ci entro nelle lauree STEM. Eh, velocemente dico solo l'importanza di una formazione long life nel senso l'importanza di una formazione che non si fermi all'istruzione formale e quindi al titolo terziario ma che continui anche lungo il corso della vita perché se da un lato il calo della popolazione studentesca è un dato di fatto riuscire ad aumentare la partecipazione, in particolare dei giovani al mercato del lavoro, è un'opportunità per riuscire a ridurre almeno, se non eliminare l'effetto che ovviamente il calo demografico e le caratteristiche anche delle migrazioni possono avere sul mercato del lavoro e le competenze sono una cosa fondamentale e in una ehm, Lasciamo società come la nostra dove la velocità del cambiamento è elevatissima, dove le tecnologie si sviluppano a una velocità mai vista prima. È importante che la scuola riconosca innanzitutto la fluidità delle competenze professionali. No, le competenze diventano importanti tanto quanto la capacità di acquisire competenza lungo tutto l'arco della vita e quindi aiutare a sviluppare questa consapevolezza permette anche di far capire come ci sono delle caratteristiche intrinsecamente umane che nemmeno l'intelligenza artificiale riuscirà a sostituire che sono la creatività, l'intelligenza emotiva, la flessibilità cognitiva, la risoluzione di problemi complessi, ma anche la capacità di negoziazione, coordinamento e collaborazione. Se scuola, università e il mondo del lavoro Riescono a mettersi d'accordo, forse si crea un circolo virtuoso che permette a tutti di eh, rendere sempre più vicini esigenze della domanda e aspirazioni dell'offerta di lavoro. Grazie. Grazie Nicoletta, grazie, hai posto l'accento su un tema molto importante, sì. Ci vuole un coordinamento diciamo, ma soprattutto ci vuole un investimento in istruzione. Il nostro paese investe meno rispetto a quello che avviene nei pa principali paesi europei e, rispetto alla media europea eh, in istruzione e, e invece questa, come dicevo, è la, è la leva diciamo, del mercato del lavoro, la leva anche della produttività, del, del, della competitività delle imprese e quindi adesso andiamo a guardare, a guardare i nostri dati, la nostra situazione dal lato delle imprese, diciamo così, con il, scusate, non voglio dare, dire, un, un, ruolo sbaglia, non voglio dare un ruolo sbagliato, con eh, Claudio Gagliardi che è vice perché è un amico, quindi non, non, è vice segretario generale di Union Camere, quindi non, non, ci, non ci penso mai al ruolo. E, e quindi ci parlerà dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese, grazie al sistema informativo Excelsior, e quindi metterà in evidenza traiettorie, criticità, strategie delle imprese. Grazie, allora. grazie. Sì, io. Provo a continuare il ragionamento che è stato condotto finora eh, sulla stessa lunghezza d'onda, ma guardando la problematica appunto, come Cristina diceva adesso, dal punto di vista delle imprese, quindi dal punto di vista della domanda. E lo faccio attraverso i dati del sistema informativo Excelsior, che è una mh, testimonianza importante della, della realtà del eh, Sistan, del Sistema Statistico Nazionale perché si tratta di un grande sistema informativo cresciuto negli anni a partire dalla seconda metà degli anni 90 e, e qua non possono ricordare che il professor Blangiardo insieme al professor Compianto professor Martini è stato tra i protagonisti sin dall'inizio del comitato scientifico che ha fatto nascere questo sistema informativo che si basa su una collaborazione tra Unione Camere e Ministero del Lavoro e cerca di valorizzare al meglio tanti dati, i dati dei, delle banche dati delle Camere di Commercio, i dati delle banche dati dell'Inps, i dati delle comunicazioni obbligatorie e ormai è un insieme di archivi che parlano con indagini campionarie, indagini sistematiche ormai mensili e vengono integrate all'interno di modelli eh, previsivi che aiutano da una parte a calibrare le stime mensili e annuali e dall'altra parte anche a proiettare in, una, in uno scenario più ampio, almeno diciamo, quello che può avvenire eh, dal punto di vista dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Quindi io proverò eh, essenzialmente a parlare di mismatch, ma proverò a parlare di mismatch dal punto di vista delle imprese. Abbiamo ascoltato il problema dell'over education, dell'under education, quindi dal punto di vista dell'offerta. Guardiamolo per un momento dal punto di vista della domanda e sappiamo che anche nella comunicazione pubblica, ormai anche grazie al periodico mensile, eh, diciamo rendere disponibili i dati sui eh, fabbisogni professionali delle imprese attraverso il sistema informativo eccelsio, ormai il tema è di pubblico dominio, è nel dibattito pubblico, il fatto che sia diventato un tema centrale del dibattito pubblico, è un tema molto sentito dalle imprese, specialmente nell'ultimo quinquennio è esploso e, e vediamo subito da questo grafico come e perché eh, tende a volte a eh, far correre il rischio anche della semplificazione, mentre invece... Il tema del mismatch, il tema della difficoltà di incontro tra la domanda e l'offerta, il tema della difficoltà di reperimento, visto dal punto di vista della domanda, la difficoltà di, di reperimento del personale, della manodopera necessaria al, allo, alla vita delle imprese, è un problema che ha mille sfaccettature e io proverò in questo prisma, dalle mille sfaccettature, a, a focalizzarne alcune per metterle all'attenzione, in fondo sin dall'inizio eh, questo panel si sta caratterizzando come un avviso ai naviganti, no? in qualche maniera se questo è lo scenario, attenzione che eh, ciò davanti a cui oggi ci troviamo e ancor più domani sarà questo. Ecco, come vedete eh, noi siamo passati da una situazione in cui la difficoltà di reperimento fino al, mille, fino al 2019 è stata sostanzialmente stabile, non ho fatto vedere in questo grafico gli anni precedenti, ma oscillavamo sempre in una forchetta che andava tra il 25 e il 30%, come difficoltà che le imprese riscontravano nel reperire le figure che cercavano e la difficoltà era dovuta in maniera quasi eh, equivalente da una difficoltà che le imprese attribuivano ad uno scollamento tra le competenze che trovavano sul mercato e quelle che stavano ricercando e la difficoltà di trovare proprio numericamente, quantitativamente i candidati, non si trovano candidati. Quello che è accaduto dopo la pandemia è quello che vedete in questo grafico. Abbiamo avuto una eh, un fortissima eh, ripresa del mercato del lavoro, una crescita quindi della domanda. Noi nel sistema informativo Excelsior. Analizziamo la domanda delle imprese che abbiano almeno un dipendente, quindi le imprese con dipendenti industrie e dei servizi. Da luglio, proprio da questo mese, abbiamo iniziato l'estensione del sistema anche all'agricoltura e quindi in futuro vedremo dei dati ancora più completi. Beh, ma passiamo da una, un flusso previsto di 4 milioni e ehm, mezzo di, di persone. Nel 2018 ad un flusso di 5, ,5 milioni e mezzo nel 2023, e parallelamente eh, è cresciuta la quota delle persone con difficoltà di reperimento, arrivando a sfiorare eh, una figura su due: il 45% delle figure è diventato difficile il reperimento, era il 26% appena prima della pandemia, è scoppiato eh, la, il mismatch. quindi questo fa capire facilmente come non sia un problema semplificabile, è un problema che in parte dipende dalle caratteristiche della domanda, in parte dalle caratteristiche dell'offerta, in parte dalle aspettative differenti delle domande e dell'offerta, ma comunque eh, quello che è sicuro è che c'è di fondo il tema dell'invecchiamento della popolazione che come vedete in questo grafico è il vero driver che sta accelerando la difficoltà di, di reperimento da parte delle imprese. E l'ha spiegato benissimo il professor Blangiardo prima ed io perciò non mi soffermo ulteriormente se non per tentare anche la suggestione di far capire che come la curva della difficoltà di reperimento, la curva russa che vedete salire fino al 2023 con l'invecchiamento ulteriore della popolazione per i prossimi anni prevedibilmente salirà ancora. Come dicevo, eh, due componenti principali, eh, una parte diciamo, della componente che le imprese attribuiscono alla difficoltà di reperimento è la mancanza di candidati e dall'altra parte lo skill gap, quindi il disallineamento delle competenze. Prima pesavano in maniera equivalente, adesso la mancanza di candidati è assolutamente prevalente e quando diciamo, lo skill gap in maniera accentuata soprattutto per la transizione digitale, la transizione green, le nuove competenze, insiste particolarmente su alcuni settori e là vediamo il manifatturiero, l'ICT, ma anche le costruzioni, in particolare per i temi delle competenze green e allora vedete che ci troviamo nell'area di criticità maggiore dove le difficoltà sfiorano il 60% e non riguardano soltanto i lavoratori a più elevata qualificazione ma riguardano anche i lavoratori a intermedia o bassa qualificazione se così eh, vogliamo dire questa tabella ci rappresenta in maniera ancora più dettagliata e articolata ma non voglio soffermarmi invece vorrei soffermarmi un attimo eh, diciamo, su questo aspetto per cui attenzione la mancanza di candidati non significa le persone che non vogliono più fare certi lavori, significa proprio un insieme complesso di problemi che vanno dall'orientamento allo scollamento tra l'offerta formativa e la domanda e quindi questo riguarda per esempio le professioni caratterizzate da elevate competenze per cui la formazione è irrinunciabile per fare il medico, per fare la professione sanitaria e là la risposta dell'impresa è che non trovano le persone, non che sono disallineate le competenze, ma che non ci stanno i candidati. Eh, oppure le figure legate alle nuove professioni, in particolare l'ICT, non ci stanno i, i, diciamo, le persone che si candidano per un posto nell'area digitale, nell'area informatica. Lo sappiamo come fino a questo momento sia stato fortissimo questo gap. Dall'altra parte lo skill gap, contrariamente a quanto intuitivamente si potrebbe immaginare, è molto collegato al tema della, della competenza frutto dell'esperienza, quindi alla conoscenza dei mercati, all'elevata specializzazione, all'esperienza specifica acquisita in quell'elevata eh, specializzazione, oppure al saper fare, e quindi alle professioni artigiane, alle professioni operative. Quello è un pezzo di skill gap importante che noi dobbiamo riuscire a considerare. Noi abbiamo provato anche a quantificare qual è il costo per il sistema paese e l'abbiamo quantificato perché attraverso il sistema informativo Eccelsor, oltre a rilevare la difficoltà di reperimento, cerchiamo di rilevare la tempistica diciamo, del ritardato inserimento in azienda che comporta la difficoltà di trovare determinate figure e quindi considerando soltanto le figure che le imprese dichiarano difficile reperimento e diciamo, una soglia superiore ad una media di, di, di tempistica dei diversi settori arriviamo ad una cifra importante 44 miliardi che significa il 3,4% del valore aggiunto prodotto da industrie e servizi quindi eh, avviso ai naviganti davvero oggi per le imprese questo è un tema di mancata possibilità di sviluppo e ormai anche di messa a rischio della sopravvivenza stessa di produrre valore aggiunto, ma questo lo diceva molto bene anche prima il professor Bongiardo, e come reagiscono le imprese? Dopo aver indagato quali sono i settori, quali sono i territori, quali sono le professioni che hanno maggiore difficoltà di reperimento, cerchiamo di capire anche e allora cosa mettete in campo dal punto di vista della domanda. Ecco, sappiamo che il comportamento più diffuso è diciamo, l'adattamento per cui si assume la persona che non corrisponde perfettamente a quel profilo, ma si investirà per formarla all'interno dell'impresa e questo è un ulteriore costo per il sistema per cercare internamente di adeguare eh, diciamo, questa offerta di lavoro all'esigenza dell'impresa. In passato, fino a qualche anno fa, era molto diffuso anche il tentativo di ricerca territoriale in altri territori, lo cercherò in altre province. Oggi questa tendenza è in netta diminuzione, era il 25% prima della pandemia, è diventato quasi il 19% nel 2023. Invece parallelamente sta crescendo, direi naturalmente, per le leggi della domanda e dell'offerta, la leva retributiva. In passato avevamo soltanto il 12,7% delle imprese che dichiarava che avrebbe offerto una retribuzione maggiore allo standard contrattuale per attrarre quella figura. Oggi eh, raggiungiamo, superiamo il 18% diciamo, di attivazioni di, di questa leva. E se parliamo di figure che presentano elevatissime difficoltà di reperimento, il 60% delle entrate difficile di reperimento, allora il 24% delle imprese dice che risolve quel problema attivando la leva retributiva. Eh, sono ancora limitate le imprese che utilizzano il raccordo stretto con il sistema formativo, ma sono le più avanzate. Le imprese dell'ICT e le imprese dei servizi avanzati sono quelle che per risolvere questo problema fanno gli accordi con l'università o con le scuole. Le altre stanno ancora... In una posizione diciamo, arretrata rispetto a questo, che però a noi sembra diciamo, una strada obbligata su cui portare sempre di più le imprese. Lo stesso vale per l'utilizzo di canali più avanzati, canali digitali, nella ricerca del personale. Quindi abbiamo un sistema da questo punto di vista in transizione dove il mondo delle imprese si sta naturalmente attrezzando come può. Ma è un sistema che dimostra la necessità, lasciatemi passare questa espressione, di una cabina di regia. Ci vuole una cabina di regia eh, per affrontare la complessità, la pluralità delle, delle tematiche del mismatch. E allora, eh, un minuto, e allora eh, se andiamo a guardare avanti eh, e facciamo uno scenario a cinque anni, troviamo che avremo bisogno nei prossimi cinque anni soprattutto per il ricambio generazionale, per, per sostituire chi va in pensione eh, di 3.600.000 lavoratori e nel frattempo a parità di tassi d'occupazione, con il giochino che ha fatto anche il professor Blangiardo, noi nei prossimi 5 anni avremo a parità di tassi d'occupazione, femminile, maschile, eccetera eccetera 700.000 lavoratori in meno nei prossimi 5 anni e dove avremo le tensioni? Le avremo nelle aree formative del del mismatch tra domanda e offerta eh, che riguardano anzitutto l'istruzione e la formazione professionale, è l'insieme di quelle aree che qua vedete in verde e poi nella filiera, eh, diciamo, formativa in generale tecnico-professionale e nelle lauree STEM. Al di sopra di quella linea vedete invece che avremo una sovrabbondanza di offerta rispetto alla domanda, le leve da attivare, le diceva già il professor Brangiardo. Se nei prossimi cinque anni eh, recuperassimo il 25% del differenziale rispetto alla media europea nel tasso d'occupazione femminile e nel tasso d'occupazione giovanile avremmo quei numeri di recupero e poi inevitabilmente c'è da attivare la leva anche dell'immigrazione. E vorrei concludere su questo aspetto dell'immigrazione. Ho saltato un altro aspetto interessante che quello dell'intelligenza artificiale, se, 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 se ci sarà modo poi... Eh, le slide sono a disposizione naturalmente e qua volevo eh, diciamo poggiarmi sulle analisi che facciamo insieme alla fondazione ESMO e qua cito alcune eh, relazioni che insieme a, nei convegni eccelsio la professoressa Zanfrini ci ha proposto e qual è il tema? Il tema è che ehm, il contributo demografico dell'immigrazione quindi il saldo migratorio gli ultimi dieci anni, come già sentivamo, è stato fondamentale: popolazione straniera concentrata nelle fasce attive, tassi di fecondità più elevata, anche se in diminuzione. Significativo contributo per le nuove nascite. E quindi la domanda delle imprese, come vedete in questo grafico di Excelsior, è cresciuta per gli immigrati: è cresciuta anche la difficoltà di reperimento per gli immigrati. Ma queste sono le professioni, quindi professioni qualificate nel commercio e nei servizi, camerieri, commessi, cuochi, professioni non qualificate, addetti ai servizi di pulizia, operai specializzati, conduttori di mezzi pesanti e camion. Questo che significa? Che noi ci stiamo concentrando su un modello diciamo, di assorbimento, di attrazione della manodopera straniera di basso profilo, oggettivamente. Questo modello di basso profilo ha dei costi elevati dal punto di vista economico per il sistema e dal punto di vista sociale, venivano già ricordati, eh, quindi bassa istruzione formale, siamo in Europa il paese che attira eh, meno eh, diciamo, lavoratori stranieri qualificati, Nel, negli ultimi dieci anni 2500 è il numero degli ingressi con carta blu, quindi con eh, la qualifica dei lavoratori altamente qualificati abbandono precoce dei percorsi formativi, aumento dei net, crescita dell'inattività anche nelle donne e quindi maggiore incidenza nel rischio povertà e, e, nel, e nell'emarginazione anche delle future generazioni. Ecco un avviso ai naviganti sul governo di questo sistema. Molte grazie, avrei delle considerazioni da fare ma non voglio da perdere tempo perché la, sta aspettando Giovanna Tranfo, la direttrice del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Gene del Lavoro e Ambientale dell'INAIL e quindi ci parlerà di eh, salute, di, in particolare salute e sicurezza, salute e sicurezza in funzione dell'invecchiamento dei lavoratori, dati e indicazioni. Buongiorno a tutti. Eh, grazie al Comitato Scientifico per avermi invitato a presentare questa relazione e a portare i risultati eh, del nostro Dipartimento, che è un Dipartimento di ricerca, eh, in questa occasione così prestigiosa. Eh, ci tengo a sottolineare perché molti conoscono INAIL come un istituto assicurativo. Ma INAIL non è soltanto questo, INAIL fa prevenzione e soprattutto a partire dal 2010 INAIL fa ricerca perché questa è l'unica base per una prevenzione poi veramente efficace. Eh, salute e sicurezza, il fenomeno dell'imbecchiamento in ambito lavorativo, beh, se ne è parlato eh, abbondantemente quindi cerco di andare veloce visto che siamo in ritardo. Eh, quello che vi posso dire è che eh, i lavoratori in età avanzata costituiscono una parte crescente della forza lavoro. E, eh, la letteratura ci dice per esempio che hanno meno infortuni della popolazione più giovane ma che questi infortuni sono più gravi. Dicono che l'assenteismo nelle persone anziane è meno frequente ma quando c'è è di durata più lunga e ci dicono ancora che la eh, mancanza di adattabilità alle nuove tecnologie si verifica quando la formazione è inadeguata. Eh, I cambiamenti fisiologici del corpo con l'invecchiamento sono la causa di alcuni dei problemi che si possono riscontrare in ambito lavorativo. Eh, per esempio, la difficoltà di adattamento alle differenze di temperatura crea difficoltà a lavorare in ambienti caldi o freddi e crea la difficoltà di utilizzare dispositivi di protezione che possono portare discomfort in seguito all'aumento di temperatura, quindi per esempio bisogna avere particolare attenzione all'abbigliamento e alla protezione anche dal caldo e dalla luce solare, per esempio i melanomi sono qualcosa che aumenta in età avanzata. Eh, il sistema immunitario diventa meno efficiente, quindi eh, c'è un maggior rischio di infezioni e quindi eh, la misura eh, da prevedere sono per esempio le vaccinazioni a scopo preventivo nella popolazione lavorativa. Eh, questa è semplicemente una tabella che vi mostra come c'è una quota crescente di occupati fra i 55 e i 64 anni. Questa è l'età a cui farò riferimento eh, per definire la popolazione per così dire anziana. E quello che è interessante vedere è che quella che è aumentata è la proporzione di over 55 fra le lavoratrici donne. E qui potete vedere un confronto fra gli infortuni sul lavoro per classi di età. Eh, la, a destra vedete gli infortuni riconosciuti dall'Inail, qui parliamo dei dati Inail, sono quelli pubblici che Inail mette a disposizione e che sono il frutto delle denunce eh, dei riconoscimenti di infortuni e malattie professionali. Nel 2022 il numero degli infortuni totali riconosciuti rispecchia largamente la distribuzione per età degli occupati. Eh, quindi qui non abbiamo delle particolari con, eh, considerazioni da fare. Se però andiamo a guardare, come vi dicevo prima, la gravità degli infortuni, vediamo che invece la quota degli infortuni mortali eh, fra i 44 e i 74 anni è, è assolutamente prevalente eh, rispetto a quella della popolazione più giovane. Quindi, come dicevamo prima, in, meno infortuni ma più gravi. Eh, Qui invece vediamo la distribuzione delle malattie professionali per classi di età. Non possiamo fare lo stesso tipo, tipo di confronto che abbiamo fatto prima, perché la malattia professionale non è attribuibile ad un anno specifico, come l'infortunio, ad un momento nel tempo. La malattia ha un'insorgenza dovuta all'esposizione al rischio lavorativo, ha una latenza molto spesso, e poi c'è un momento in cui viene denunciata e un altro momento in cui viene riconosciuta. Quindi non è possibile fare un confronto eh, temporale come abbiamo fatto nel grafico precedente precedente però è evidente come anche nel 2022 le malattie professionali riconosciute da INEL sono attribuibili in grandissima parte ai lavoratori over 55. Eh, questo a cosa è dovuto? È dovuto principalmente eh, al fatto che c'è una latenza e quindi che effettivamente le malattie si manifestano, eh, quelle croniche in età avanzata. A volte è dovuta anche alla mancata associazione di una malattia con eh, l'eziologia professionale, perché quando la malattia viene diagnosticata dal medico di base, dal medico specialista, non in ambito lavorativo è quasi assente eh, la, il medico non si pone la domanda eh, del che lavoro faccia il suo paziente e quindi molto spesso quella che manca è proprio l'associazione che magari viene fatta molto tempo dopo. Eh, Passiamo adesso invece ai dati Informo. Che cos'è Informo? Informo è un sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, come dice Mortali Informo, ed è, non, è un, eh, non sono i dati INAIL, ma sono i dati appunto che sono il patrimonio della nostra attività di ricerca e contengono. Un'analisi di, una, di una selezione di infortuni, quelli appunto mortali e gravi, ma c'è un eh, esame approfondito di quelli che sono i fattori causali e le dinamiche di questi infortuni, e soprattutto non sono de, eh, derivati dai dati di denuncia all'INAIL, ma eh, sono ricostruiti nelle inchieste condotte dai servizi di prevenzione delle ASL. Quindi, come vedremo, saranno riportati anche infortuni che in realtà eh, all'INAIL non arrivano. Insomma. Per le elaborazioni, appunto, ci siamo riferiti ai lavoratori di età superiore ai 55 anni. Eh, questi sono i settori in cui si distribuisce i comparti lavorativi in cui si distribuisce il 90% dei lavoratori over 55 e come vedete la maggior parte degli infortuni mortali e gravi si verifica in agricoltura e a seguire nel terziario. Interessante notare che il 22% degli anziani infortunati risulta pensionato, quindi si tratta di persone che hanno terminato la loro attività lavorativa, quindi non fanno una denuncia all'inail dell'infortunio, ma continuano a lavorare, soprattutto. Nell'azienda agricola e nel terziario, dove spesso abbiamo aziende a conduzione familiare, quindi il lavoratore continua a contribuire all'andamento delle aziende e rimane vittima di un infortunio mortale o grave. Eh, il sistema Informo esamina quindi ehm, quali sono le modalità di accadimento degli infortuni. Le, gli infortuni più frequenti sono dovuti alle cadute dall'alto. E alla perdita di controllo dei mezzi. E su questo non c'è una grande differenza eh, fra la popolazione anziana e la popolazione giovane. Lo vedete anche nella cronaca di tutti i giorni: insomma, il mio operaio muore cadendo dal ponteggio, il trattore si è ribaltato. Quindi nulla di nuovo. Se però andiamo a confrontare. I lavoratori over 55 con i lavoratori più giovani vediamo che la maggior parte degli infortuni è dovuta, cioè la maggior differenza negli infortuni è dovuta proprio alla perdita di controllo dei mezzi dove per mezzi intendiamo non solo mezzi di trasporto ma anche attrezzature. Infatti eh, dal modello informo i, i macrofattori che vengono utilizzati per classificare la causalità degli incidenti fa riferimento all'attività dell'infortunato e a utensili macchine e impianti. Quindi quello che viene fuori è che il problema è fondamentalmente nella, nelle procedure e nella non corretta applicazione eh, del, di queste procedure per i lavoratori più anziani. Quindi le problematiche che portano agli infortuni eh, sono dovute al non corretto utilizzo delle attrezzature, probabilmente anche per un eh, eccesso di confidenza, un'esperienza consumata che mi fa dire vabbè abbiamo sempre fatto così, non è mai successo niente, quindi continuiamo a fare così. E quindi non è una mancanza di norme, perché le norme ci sono, le attrezzature probabilmente hanno anche dei dispositivi di sicurezza, ma eh, le procedure sono, non sono eseguite in maniera corretta e quindi tutti questi eh, fattori di prevenzione vengono meno e si verifica l'incidente. Eh, il decreto legislativo 81-2008, che è il testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro, prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione del rischio che è... Eh, diciamo alla base di tutta quella che è la prevenzione degli infortuni e malattie professionali che è l'obbligo principale del datore di lavoro, una valutazione del rischio considerando anche le caratteristiche individuali dei lavoratori. Quindi eh, come si parla molto di valutazione del rischio differenziata per genere è anche necessario fare una valutazione del rischio valu eh, che consideri che prenda in considerazione l'età. E quello che ci dice la ricerca in formo è che eh, i, i fattori di rischio legati all'età vengono valutati in maniera sufficiente nel 5% per i lavoratori anziani e quasi il doppio, ma sempre poco, il 9% fra gli under 55. Quindi in realtà questi, questa valutazione eh, differenziata per età e per genere viene fatta in maniera decisamente insufficiente. Eh, andiamo a vedere quindi quali sono le malattie professionali, passiamo adesso alle malattie professionali per classe d'età. Vediamo che eh, dal 2010, i periodi considerati sono 2010 e 2020, dal 2010 al 2020 le malattie della classe d'età over 55 sono cresciute dal 40 al 57%, ma sono cresciute di nuovo in misura molto maggiore per le donne perché sono quasi raddoppiate. Siamo passati da 844 a 1500 eh, dal 2010 al 2020. Eh, quali sono? Analisi del tipo di malattie. Quali sono le malattie che colpiscono i lavoratori anziani? Per quanto riguarda le malattie muscoloscheletriche, che sono le malattie professionali più frequenti, sono il 70% delle malattie professionali indennizzate dall'INAIL, i lavoratori anziani soffrono di malattie croniche, come spondilosi e artrosi, mentre i lavoratori più giovani sono soggetti ovviamente ad eventi acuti oppure dovuti a movimenti ripetuti. Le malattie respiratorie e i soggetti anziani hanno affezioni di tipo cronico, mentre i soggetti più giovani hanno eh, patologie di tipo allergico, e poi i tumori e le pneumoconiosi. I tumori sappiamo che sono malattie che hanno un periodo di latenza lungo quindi eh, si manifestano eh, dopo molti anni dall'esposizione, per questo motivo sono maggiori nell'età avanzata, ma come vi dicevo prima anche una causa è la non tempestiva associazione della malattia con l'attività lavorativa nella fase di diagnosi della malattia stessa. Eh, Qui avete una tabella che riporta il PRR, che è il Proportional Reporting Ratio, che indica come sono maggiormente associate agli over 55 le malattie tumorali e respiratorie, che sono infatti le prime sette della tabella, sono tutte malattie tumorali e respiratorie, che sono quelle maggior, maggiormente associate appunto, ai lavoratori più anziani. In conclusione, quindi, le, le informazioni acquisite dai nostri sistemi di sorveglianza ci dicono che eh, è molto importante che venga fatta una valutazione del rischio differenziata per età, eh, che ci consentirà di applicare specifiche misure di prevenzione per un miglioramento della salute e sicurezza del lavoro di questa fascia di età eh, lavorativa. E in particolare ci, anche, ci aiuta anche a identificare quali sono i comparti dove incidenti e malattie professionali si verificano, quali sono i rischi relativi e dove è richiesta una particolare attenzione in termini di vigilanza per quanto riguarda gli infortuni ed in termini di sorveglianza sanitaria per quanto riguarda le malattie professionali. Io vi ringrazio per l'attenzione e fatemi ringraziare soprattutto i miei colleghi, il dottor Giuseppe Campo e il dottor Antonio Leva, che con il loro lavoro hanno consentito la presentazione di, questa, di questi dati. Grazie. Grazie, mille, grazie. grazie. Insomma, il mondo cambia, cambia perfino il modo di prevenire gli incidenti sul lavoro perché aumentano gli anziani no? nella nostra forza, forza lavoro. Mi chiedo se... Eh, ci può essere, anzi, suppongo che ci sia una relazione anche tra titolo di studio e mh, come dire, pro, propensione ad avere, a subire un incidente o a subire insomma, malattie professionali. Immagino che in, un investimento in istruzione anche in questo settore potrebbe essere, insomma, avere un, un, un risvolto significativo. Eh, Chiudo proprio tornando un momento sempre sul tema dell'istruzione, vorrei ricordare, eh, vorrei sottolineare come è evidente che il sistema di istruzione non sia perfettamente in grado di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che sta cambiando e vorrei ricordare come il nostro paese ha un ritardo storico nell'istruzione e ha un ritardo storico anche nei percorsi cosiddetti professionalizzanti quelli chiamati vocational, che sono quelli che rispondono appunto alle esigenze dell'economia reale. Eh, rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, appunto noi perdiamo con la mancanza di questo tipo di, di, di percorsi anche la possibilità di dare ai giovani che provengono da classi sociali meno elevate anche una, un maggior, una maggiore possibilità di mobilità sociale. Quindi la, la chiave, credo, una delle chiavi importanti è proprio quella della, di un maggiore investimento in istruzione, ma con un'articolazione che guardi proprio alle esigenze di una società che sta cambiando, che evolve rapidamente. E soltanto l'istruzione potrà poi ridurre anche le disuguaglianze sociali, perché per orientarsi in una società complessa, in cui il cambiamento è così rapido, bisogna avere gli strumenti. Per, per, per appunto trovare la strada. Grazie a tutti per la vostra attenzione e grazie ai relatori. Ok, perfetto. Uh, benvenuti a questa sessione sui divari territoriali e la sostenibilità agricola. Abbiamo il uh, Massimo uh, Armenise qui alla mia destra della Direzione Centrale per le Statistiche uh, Ambientali e Territoriali dell'Istat. Abbiamo il, il professore Adriano Giannola che è il presidente della Svimez qui alla mia sinistra. Uh, Roberto Gismondi, dirigente servizio statistiche e rilevazioni uh, sull'agricoltura dell'Istat, qui alla mia sinistra, e poi Fabio Pierangeli del CREA. Uh, mi è stato, uh, il format che useremo è il seguente, mi è stato detto facciamo 10 minuti di presentazione um, dei relatori, Uh, dopodiché uh, apriremo un piccolo dibattito sulle, sulle cose che hanno uh, presentato. Quindi io chiederei ai relatori di stare nei dieci minuti, io cercherò di, essere, di darvi delle indicazioni senza essere tiranno. Quindi uh, seguendo l'ordine di intervento chiederò, uh, chiederei al professore Massimo Armise di uh, intervenire, lui uh, ci parlerà dei divari territoriali e delle politiche di coesione. Buon pomeriggio a tutti. E, mh, e, uh, mh, la politica di coesione, uh, come probabilmente saprete, è il principale strumento uh, di investimento dell'Unione dell Europea. E, mh, è un pilastro del, dell'Unione Europea al punto che qualcuno potrebbe uh, dire che uh, l'Unione Europea esiste perché esiste una politica di, di coesione. L'obiettivo della politica di coesione è quella di ridurre le divergenze territoriali, per cui il target della politica di coesione non sono i singoli stati membri, ma sono i territori e le regioni che la compongono. Uh, per cui individuare le divergenze territoriali presenti all'interno dell'Unione dell Europea è uh, un elemento uh, di rimente della, per la, per la um, politica di coesione. E nel mio intervento cercherò di mostrarvi come questi divari territoriali cambiano, eh, mutano, non sono mh, anche se secolarizzati, diciamo in Italia nella classica suddivisione tra nord e e sud uh, possono essere invece eletti anche in uh, chiavi differenti e meritano uh, delle attenzioni uh, differenti. Il, um, uh, vi dicevo che l'obiettivo della politica di coesione è quello di far convergere gli, gli stati, le, le regioni che la compongono e in realtà negli ultimi 20 anni, um, come è stato evidenziato in un uh, recente report dell'Istat, un processo di convergenza dei redditi a livello europeo vi è stato soltanto per alcuni paesi, per alcune regioni dell'Est Europa, mentre le regioni italiane, non, non hanno, eh, in particolare quelle del Mezzogiorno, hanno perso posizioni, così come tutto il resto del paese. Basti pensare che eh, nel 2000 erano 5 le regioni italiane collocate fra le prime 25 per eh, PIL pro capite, quindi per livello di... Eh, di ricchezza dell'attuale UE27, quindi 5 su 25, 5 fra le prime 25, nel 2022 invece ne ritroviamo soltanto una, la provincia di Bolzano. però ritroviamo ritro nel 2022 ben tre regioni italiane eh, fra le ultime 40 eh, d'Europa, fra le 244 regioni europee, fra le ultime 40 vi troviamo la Campania, la Sicilia e la Calabria in termini di eh, Pil pro capita. Eh, però vi dicevo, eh, i non sono, le, le divergenze territoriali non sono un qualcosa di stabile, di mutevole nel, nel tempo, eh, tant'è che eh, negli ultimi cinque anni, con il eh, cambio di paradigma, con il passaggio quindi dalle politiche di austerity alle politiche eh, espansive post Covid, ehm, abbiamo assistito a degli sprazzi di, di convergenza per le regioni eh, del, eh, del mezzogiorno in particolare. E anche in un recente report del, uh, della Svimez è emerso questo genere di, uh, di miglioramento per queste regioni. Da questo grafico, in cui quei puntini uh, rappresentano le 244 regioni dell'Unione Europea, e abbiamo che, le che si i pu quei puntini che si trovano al di sopra della linea orizzontale sono, sono le regioni che sono state capaci di crescere più velocemente rispetto alla media dell'UE. 27 negli ultimi 5 anni. E quindi vedete come ci sono dei puntini neri che sono le regioni italiane che si trovano al di sopra del, uh, del tasso di crescita medio dell'UE27, ed in particolare ci sono delle regioni che appartengono appunto al mezzogiorno. E, però, se vogliamo invece osservare e pensare alla, alla, uh, diciamo ai divari territoriali nella loro massima uh, um, persistenza in, uh, e: uh, e um, Uh, possiamo andare ad osservare i, il, le divergenze in termini occupazionali che sono presenti in, uh, in Italia. E, um, il, uh, le eh, divergenze in questo caso fra le regioni italiane, in questo grafico qui sono mostrate le ripartizioni eh, dell'Italia, si vede bene come il tasso di occupazione è molto differente rispetto a quello medio dell'Unione Europea 27. E in qualsiasi eh, modulo si voglia vedere, quindi sul totale, sul, 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 sul tasso di occupazione femminile o sul tasso di occupazione giovanile, le ripartizioni del sud e delle isole sono le ripartizioni che hanno una maggior ehm, divergenza rispa, rispetto al tasso ehm, di occupazione medio. Quindi parliamo di 25 punti eh, percentuali per per le isole è di 24 punti percentuali per, per, il, ehm, per il sud, addirittura nel tasso di occupazione femminile la differenza rispetto al, al dato medio UE arriva al 30%. È interessante osservare come però il, questo fenomeno, quindi questa divergenza, ehm, riguarda anche il nord-ovest e il nord-est se lo si, lo si osserva per il tasso di occupazione giovanile. E, ma altrettanto interessante è osservare come... Ehm, un, ciò che sembra ridurre le differenze in termini di tasso di occupazione è l'istruzione. Quindi l'istruzione, il livello di competenze eh, degli individui è capace di, ehm, in, di attenuare le differenze territoriali e di genere. Quindi, quando aumenta il livello di istruzione, quando aumentano le competenze, i gap in termini di occupazione si riducono rispetto al dato medio dell'Unione Europea. Lo si vede da quel grafico in basso, in cui le freccette in alto sono i tassi di occupazione per i laureati. Nel frattempo, però, negli ultimi vent'anni si sono sedimentati ulteriori aspetti di. Um, ulteriori elementi di debolezza eh, che, sono stati, che sono capaci di, eh, di mostrare delle nuove evidenze in termini di vari territoriali. Il declino demografico, ad esempio. Che finora ha diciamo, espresso la sua, la sua, i suoi effetti quasi esclusivamente sul, sul mezzogiorno, e comincia ad, a mostrare insomma, i suoi effetti anche per, il, per altre fasce di territorio. Ad esempio, se si osservano i giovani tra i 18 e i 34 anni per qualsivoglia anche qui ehm, ripartizione e anche eh, criterio in cui andiamo a guardare all'interno delle ripartizioni, quindi siano le città o le aree rurali o le aree interne o i centri, è possibile vedere come è vero il mezzogiorno perde il, il 30% di eh, popolazione giovane nelle aree rurali, il 32% e il 27% nelle, nelle città, però il... Ehm, anche nel centro nord eh, osserviamo delle, delle, delle differenze, delle divergenze territoriali fra appunto, le città e le aree rurali. Le aree rurali del centro del nord perdono il 23%, e il 24% di popolazione giovanile. E, per cui eh, questo è eh, diciamo così evidente che addirittura la Commissione europea ha nel suo ultimo report, nel nono report della... Sulla coesione economica e sociale e, uh, ha evidenziato come vi sono delle regioni uh, che uh, rischiano di, di essere incagliate in una situazione di trappola uh, dello sviluppo dovuta alla carenza di talenti. E, um, nel grafico a sinistra, nel cartogramma a sinistra, si vedono quelle regi le regioni in rosso, sono queste regioni che la Commissione europea ha individuato come appunto um, incagliate in questa situazione di, um, di trappola dovuta alla carenza di talenti. E, ed è Possibile osservare come la classica, il classico divario nord-sud, mezzogiorno-centro-nord salta, non c'è più, e ci sono regioni del, del centro-nord stesso che sono, che sono individuate come regioni con una diminuzione della popolazione in età lavorativa e in ritardo nel livello di sviluppo di istruzione terziaria, in particolare la Liguria, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. Cosa ci dice questo grafico? Che oggi non è più possibile pensare di sprecare capitale umano se si vuole ridurre i divari, creare occupazione di qualità e non povera e presidiare adeguatamente i territori, i servizi e i processi produttivi. Un'ulteriore un chiave di lettura di, del fatto che oggi non è più possibile sprecare capitale umano ci viene fornita dai dati che sono stati recentemente recentemente resi disponibili dall'Istat in un'audizione sulla sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, e stato, sono stati resi disponibili una batteria di indicatori a livello subcomunale per le 14 città metropolitane, indicatori di, di tipo sociodemografico ed economico e qui vi mostro come il, nel comune di Roma, che è suddiviso per delle zone urbanistiche, all'interno del comune di Roma il... Uh, vi sono dei divari importanti in termini di abbandono scolastico, di uscita precoce dal sistema di istruzione e come c'è un'intera zona, quella di Roma Est, che si caratterizza per dei livelli di abbandono scolastico che sono ben superiori al, a quello che è stato dichiarato con, dal... Um, Dall'Unione Europea come il suo target il 10%, nella zona Roma Est andiamo tra il 12% e il 27% di giovani che abbandonano prematuramente il sistema di istruzione. Ancora più vero poi è questo nel, se andiamo ad osservare gli stranieri. Ehm, oggi, quindi, non è più possibile sprecare capitale umano. Una delle possibili. Per far ciò è necessario anche investire, in, probabilmente, in cultura. La Commissione europea, in questo caso, ha individuato nel settore creativo e culturale un elemento di, eh, fondamentale di sostegno allo sviluppo territoriale. L'ISTAT ha ehm, perimetrizzato il settore creativo e culturale e. Eh, ed, ed è emerso come il, questo, questo sia in effetti un settore dotato di una uh, grande dinamicità in termini di nuove imprese, ma soprattutto capace di coinvolgere maggiormente i giovani e maggiormente le donne, quindi che sono i due elementi deboli che vedevamo in precedenza per il, dal, dal, dai dati sul tasso di occupazione. E concludo. Um, dicendo che um, a maggior ragione oggi non è più po possibile eh, pensare di sprecare capitale umano perché eh, mh, ci troviamo di fronte a una probabilmente all'avvento di una nuova rivoluzione industriale el, con l'utilizzo nei processi produttivi dell'intelligenza artificiale promette di Grossi, eh, di generare grandi vantaggi in termini di produttività e anche di mutamenti del mercato del lavoro. Quindi avere un capitale umano sempre più formato e eh, con maggiori livelli di conoscenza è, eh, è fondamentale. E quindi concludo con un, un interrogativo: uh, per cui vi chiedo se l'intelligenza artificiale stessa non possa diventare un nuovo strumento di disuguaglianza territoriale. Eh, il sistema produttivo italiano è poco coinvolto nell'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e anche nel mercato del lavoro abbiamo fatto delle, delle stime, l'occupazione eh, è poco esposta ancora all'utilizzo di, di intelligenza artificiale, questo può sembrare nel brevissimo periodo un vantaggio o meglio un, un, un rischio minore, però magari nel medio e lungo periodo può generare eh, uno spiazzamento per le imprese italiane, per il sistema produttivo italiano che può appunto non... Essere adeguatamente coinvolto da in questa nuova uh, rivoluzione industriale. Questo grazie, quanto... grazie mille e soprattutto per essere stato nei tempi. La ringrazio. Grazie. Uh, adesso diamo la parola invece al professore Giannola che molti conoscono, è presidente della Svimez. Che affronterà uh, pro le problematiche relative a un settore che spesso viene trascurato nelle analisi economiche generali, e cioè il mercato del credito. Il professore Gennaro, appunto, uh, introdurrà un, arg un argomento che è le difficoltà di accesso al credito e i uh, divari tra territori. Prego, Adriano, dieci minuti. Sì. Innanzitutto, eh, fa piacere essere in questo iniziativa così importante dell'Istat e di portare pure alcune considerazioni su uno dei fattori produttivi che come dire, stanno dietro anche a tutto il discorso che abbiamo appena sentito molto rilevante cioè la finanza e il credito io parto ricordando un commento di Pasquale Saraceno vengo dalla Svivez uno dei fondatori e che dopo vent'anni fa, eh, diceva nel 1972, quando iniziai la non facile ma interessante esperienza della cassa, Svimez ha ah, fatto la cassa del mezzogiorno, dissi che tre erano gli indicatori che dovevamo monitorare attentamente, perché erano quelli che, che sulla base degli investimenti che andavamo a realizzare avrebbero dovuto subire un sostanziale mutamento. Mi riferisco al reddito pro capite, al tasso di disoccupazione e al costo del denaro. Dopo 20 anni ci sono flebili segnali positivi sui primi due indicatori, mentre sul terzo purtroppo non è accaduto nulla. E questo devo essere sincero: è davvero preoccupante, perché rappresenta il riferimento determinante per un processo di crescita. Quando lui dice che c'erano stati flebili risultati positivi dobbiamo dire che in quei vent'anni c'è stato il miracolo economico italiano che il sud ha recuperato circa 20 punti di pil pro capite rispetto al nord ed è stato l'unico periodo in cui il sud e il nord hanno camminato diciamo, a braccetto anche non magari volentieri più o meno forzati da chi è stato capace di disegnare un processo di sviluppo Credo che dal 92, quando è finito l'intervento straordinario, è cominciato quel declino di cui parlava il dottor Almenise prima, che, 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 di cui vediamo dei risultati a livello Unione Europea. Tant'è vero che la Svizzera non parla più di rapporto nord-sud, la parte di rapporto nord-sud è del doppio divario, cioè quello ancora più preoccupante tra il nord e il resto d'Europa, cioè il sud rispetto al nord che è tornato ai livelli degli anni 50 e soprattutto il nord, come diceva, che vede solo Bolzano tra le prime, e sappiamo perché Bolzano è tra quelle prime. E quindi oggi in clima di autonomia differenziata e così via, credo che è un momento molto importante per fare il punto su alcuni aspetti. Per quello che riguarda il processo del credito, eh, anche qui do dati molto rapidi, c'è un processo di desertificazione bancaria nel petto territoriale, non so, nel sud il 55% dei comuni non ha più neanche uno sportello bancario, al nord questa cosa è variegata, ma per esempio nel nord-ovest nord è del 46%, quindi una percentuale alta che non ha eh, sportelli, ma nel centro e nel nord-est, solo quelli senza sportelli, sono il 14% o il 30%. La differenza tra nord e sud, in questo caso, del, che è diciamo, quella che lamentava, in qualche modo, di cui era preoccupato Saraceno, direi che è oggi molto più evidente di allora e molto più pesante di allora, per un motivo molto semplice che la desertificazione bancaria al sud ha voluto dire qualcosa di diverso da quello che è avvenuto nel resto del paese, e cioè la desertificazione bancaria è avvenuta con la, diciamo, con la dissoluzione delle, banche, delle grandi banche del mezzogiorno, ricordiamo Banco Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna. Di queste tre banche non esiste, esiste solo il Banco di Sardegna, in cui la fondazione, che quindi è sarda, controlla ancora il 49%, ma il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli non esistono più neanche come sigla, come etichetta. E questo è e il Banco di Napoli, era la seconda banca italiana, come fondazioni perlomeno. Quindi. E questo è un elemento su cui cercherò di capire che non è tanto il problema se esistono o non esistono. Il problema è come è stato è come è avvenuta la desertificazione bancaria in generale in Italia e in particolare nel Mezzogiorno. Ecco, allora se guardiamo proprio in termini di eh, Sì, sì, ce l'ho qua. Eh, eh, sì, sì, la desertificazione, diciamo qui c'è molto semplicemente una cosa riassuntiva che fa vedere come dappertutto le banche diminuiscono, c'è quindi la concentrazione, quella che la Banca d'Italia chiama il consolidamento, che comincia negli anni 90 anche a seguito di alcune direttive europee molto precise e al cambiamento del modello di regolazione, il cosiddetto modello... Di Basilea, non entriamo nel merito di che cosa significhi, ma è un modello proattivo che in qualche modo premia chi è bravo e penalizza chi non è bravo, e facendo questo porta agli estremi la situazione, cioè distrugge quelli che non sono bravi, secondo certi parametri, e ne rafforza quelli che sono bravi. Il risultato dovrebbe essere un miglioramento del sistema in generale. E in realtà, quando andiamo a vedere i risultati, i risultati di miglioramento non ci sono e territorialmente vediamo aumenti nelle divaricazioni ulteriori. Per quello che riguarda gli sportelli, già vediamo che da qui sono due periodi: 1992, la legge Amato Carli del 1990, la cosiddetta privatizzazione della foresta pietrificata, le banche prima della di questa legge dal 92 al 2000 c'è una rapida riduzione di banche una rapida riduzione di sportelli dal 2000 al 2022 vediamo che ci continua il concentramento bancario ma per quello che riguarda gli sportelli c'è diciamo la caduta esclusivamente al sud e un lieve aumento nel centro nord ma questo il meccanismo successivo se è uno dei risultati meno discussi e cioè qui è una cosa molto è una tabella illeggibile me rendo conto vi dico solo un aspetto rilevante se voi prendete gli impieghi cioè gli investimenti cioè il finanziamento dell'economia e così via rispetto al risparmio cioè ai depositi in quello stesso territorio, dal 2015-2016 è evidente una cosa che dire che è preoccupante è dire poco, e cioè il fatto che gli impieghi sono molto meno dei risparmi al sud e gli impieghi sono molto più dei risparmi al nord. Questo è un evento nuovo legato al consolidamento che è logico, se io consolido una banca, facciamo sempre il caso del Banco di Napoli, tanto non esiste più, e la consolido con una banca che sta a Milano, come è il caso di specie, è, è chiaro che se siamo razionali, cioè se seguiamo il modello di Basilea, tanto per capirci, oggettivamente questa banca deve fare il suo mestiere, selezionare il meglio e penalizzare il peggio. Ora, meglio e peggio è molto difficile dire quando abbiamo a che fare con imprese e guardiamo al finanziamento dell'impresa. È chiaro che quello che fa la banca, che avversa il rischio ovviamente, selezionerà le meno rischiose rispetto alle più rischiose. E questo ovviamente determina un razionamento verso le i territori più rischiosi rispetto a quelli meno rischiosi. Allora il risultato finale nel 2022 è che 100 miliardi di risparmio del Sud finanziano l'eccesso di investimenti, di impieghi del Nord. E questo ha un significato molto preciso per chi opera nel Sud. Vuol dire tassi di interesse molto più elevati, eccetera, eccetera. Cioè il cosiddetto tasso... <coughs> Standard o come si dice, di piazza, cioè al sud automaticamente il tasso caricato è del circa il 30-40% più alto che al nord in termini di percentuale sul tasso. Quindi questo è uno dei risultati del consolidamento bancario, che era un risultato esattamente previsto, al contrario da chi ha fatto il, il consolidamento e lo ha attuato con, diciamo, come una strategia di miglioramento del mercato dualistico del credito. La strategia era la grande sc scommessa sul fatto che il problema del dualismo creditizio fosse un problema di efficienza aziendale delle singole banche, al sud molto meno efficienti del nord e di potere di mercato delle banche, nel caso specifico al sud molto più alto che al nord. Tutto questo è stato smentito, queste sono analisi sulle stime sull'efficienza per varie tipologie di banche dal 1993 al 2003, poi vediamo arrivano al 2011. La cosa interessante è che le limited company, cioè le, com le società per azioni, particolarmente le grandi banche, sono le banche che perdono efficienza in tutto questo periodo e le banche più efficienti sono proprio le BCC, cioè quelle più legate al territorio in termini di costi, quindi questa è una funzione che minimizza diciamo, la distanza dalla frontiera efficiente. E quindi da questo punto di vista potremmo dire che la filosofia del consolidamento ha dato dei risultati non conformi alle, così, alla teoria. Però questa teoria è una teoria che non ha nessun senso quando uno ha minimamente in mente la grammatica del dualismo nel mercato del credito. La grammatica è molto semplice, una teoria in cui premi il migliore e penalizzi volutamente il peggiore non farà che crescere la differenza tra il migliore e il peggiore, non la risolve e non la sana. E questo vale sia se guardiamo alla, fino al 2011 per l'efficienza da costi, sia che guardiamo per l'efficienza da profitti, che sono i due criteri con cui econometricamente si misura il tutto. Allora, per rimanere nei tempi, qual è L'errore in tutto questo. l'errore in tutto questo, purtroppo dobbiamo dire è un errore che riporta i regolatori che in parte hanno dovuto correggere il modello di regolazione sulla base del modello di Basilea, ma non hanno minimamente corretto gli effetti ovvi grammaticalmente i sintassi, come li volete chiamare, che quel modello ha in un sistema dualistico. E quindi eh, e qual era il metodo? Cioè, come mai fino al 1993, fino, fino, sì, fino praticamente alla legge Amato Carli, sostanzialmente il dualismo creditizio che è fondamentale per alimentare quel dualismo economico e sociale, perché poi l'immigrazione, eh, la denatalità, sono tutti legati esattamente all'aumento delle divergenze territoriali e Oggi cominciamo a vedere che questa cosa comincia a interessare il nord rispetto al resto d'Europa, ma ha interessato pesantemente il sud negli ultimi 30 anni, soprattutto dal 93 in poi, cioè l'anno in cui inizia il consolidamento. Beh, il discorso è molto semplice, se voi prendete una qualsiasi banca, se prendete due banche, una al nord e una al sud, della stessa dimensione, Banco Napoli e... San Paolo di Torino, tanto per parlare di due attori che hanno agito esattamente su queste due realtà. E eh, prendete la loro politica di impieghi e la loro politica di raccolta, la cosa è molto semplice. Come si regolava il dualismo creditizio allora? Eh, C'era la banca centrale che di fatto governava il cosiddetto tasso interbancario quel tasso interbancario a cosa serviva? serviva, e questo dico, vuol dire non essere più consapevoli della grammatica del dualismo il tasso interbancario serviva a una cosa molto semplice, che la banca del sud impiegava al sud fino a che il cliente non era compreso il rischio a un tasso per così dire eh, capace di ripagare il tasso interbancario e quindi la banca aveva in qualche misura valutava quel cliente affidabile fino a quel punto. Da quel punto in poi la Banca del Sud non dà più credito alle imprese del Sud, dà, offre quella risorsa sull'interbancario, cioè a chi? Alla Banca del Nord dove le imprese sono meno rischiose, la Banca del Nord paga alla Banca del Sud l'interbancario e la Banca del Nord fa ulteriormente impieghi. Quando salta il rapporto tra Banca del Nord e Banca del Sud, perché salta l'interbancario e si crea un unico mercato del credito unificato, è ovvio che la Banca del Nord non è che lo fa per cattiveria, ma perché quello è il suo mestiere, farà ridurre il credito alle imprese del sud. Punto. E se non intervieni su questo banalissimo aspetto, stai aumentando il dualismo. Ora è curioso che gli Stati Uniti, patria del mercato e così via, su questo aspetto intervengono. C'è il, il cosiddetto Community Reinvestment Act che protegge proprio le minorities le piccole imprese, le imprese locali e in più c'è un enorme credito di banche locali di territorio. In Italia le banche locali di sono le BCC che sono state poi consolidate in due grandi capogruppo che sono le uniche che ancora fanno un credito al territorio in senso stretto. Dopodiché il resto non c'è più interbancario, e quindi il sistema è strutturalmente inadeguato a gestire un mercato del credito che è dualistico molto più oggi di quanto non lo fosse 30 anni fa. E questo sarebbe una cosa che i regolatori dovrebbero cominciare a capire: tanto più se quei regolatori non hanno più potere di politica monetaria, dovrebbero occuparsi dei territori. Grazie. Grazie mille a professore Giannola per questo interessantissimo intervento. Passiamo adesso ai temi centrali della sessione che sono i eh, divari eh, alla sostenibilità agricola. Eh, do la parola al dottor Roberto Gismondi che è dirigente del servizio Statistiche e Rilevazioni sull'agricoltura dell'ISTAT. Ci parlerà di sostenibilità, sviluppo locale ed agricoltura. Ecco qua. I soliti dieci minuti grazie va bene si sente ok buon pomeriggio a tutti allora cercherò veramente di essere diretto e quindi agricoltura tema di grandissima attualità e direi di andare subito a capire cosa significa un'agricoltura sostenibile significa purtroppo per noi tante cose riconducibili a tre profili che sono il profilo economico l'ambientale e il sociale l'economico Significa che un agricoltore qualunque esso sia in Italia deve avere il diritto a un reddito eh, più che decente, diciamo superiore a una soglia minima, deve esserci una sostenibilità ambientale che forse è quella più nota e dibattuta quotidianamente eh, per capire che effetto ha l'agricoltura sull'ambiente e viceversa e poi la sostenibilità sociale, quindi il diritto in qualche modo eh, a una vita dignitosa, all'eliminazione di forme. Eh, di sfruttamento, come purtroppo abbiamo ancora in Italia, pensiamo al caporalato, ma non è l'unico esempio, e la garanzia della sicurezza alimentare per chi lavora in azienda e anche per tutti quanti i consumatori. Quindi che cosa possiamo eh, arrivare a, a chiederci, che è un po' il punto centrale di questa breve presentazione? Oggi noi siamo in grado di misurare la sostenibilità agricola e se no perché e in che misura siamo in grado e cosa dobbiamo fare per poter eh, accrescere eh, la capacità di misurarla? Il problema di fondo è che misurare la sostenibilità agricola, l'avete capito, è difficilissimo, proprio perché è un fenomeno multidimensionale e soprattutto perché bisogna misurarla per tutte le unità agricole italiane che sono tante perché l'ultimo censimento dell'agricoltura del 2020 ne ha contato 1.130.000 molte meno di quelle del 2010 ma comunque tante ed inoltre molto eterogenee perché un terzo, solo un terzo sono vere imprese, 32 su 100 quindi un altro terzo producono solo per autoconsumo ancora nel 2020, però ripeto la sostenibilità deve essere valutata per tutte tenendo conto di una cosa molto importante che normalmente se noi parliamo di sostenibilità per un'azienda agricola impresa, questo significa parlare di ricerca della maggiore competitività, uso dell'intelligenza artificiale che è il life motive di questa conferenza, quindi tutti gli strumenti tipici dell'agricoltura 4.0. Mentre spesso quando parliamo di sostenibilità per le non aziende, quindi per i piccoli, che sono purtroppo due terzi del totale, e questo significa soprattutto capire cosa si deve fare per rimanere in vita, per non chiudere l'attività. In questo contesto l'ISTAT si sta attivando, dopo il censimento abbiamo intrapreso dei lavori che sono in fase di conclusione per mettere a punto finalmente il Farm Register che è lo strumento che vogliamo usare nel censimento permanente dell'agricoltura, che si sta avviando anche questo nella seconda metà del 2024, come strumento per poter misurare annualmente come cambia l'agricoltura italiana. È chiaro che aver fatto riferimento al censimento... Fa capire a tutti qual è il problema. Se noi pensiamo di osservare l'agricoltura italiana ogni dieci anni, questo non ci consente di cogliere quell'obiettivo di misurabilità, eh, almeno su scala annuale, che ci sembra indispensabile. Allora, eh, più nel dettaglio, qual è il contesto in cui dobbiamo muoverci? Quello della FAO. La FAO promuove da anni i Sustainable Development Goals. Tra l'altro, domani ci sarà la presentazione dell'ultimo rapporto. Tra questi ce n'è uno, il 24.4.1, che eh, definisce ehm, un indicatore di mh, sostenibilità eh, agricola come la quota di area di superficie agricola coltivata eh, secondo criteri produttivi sostenibili. Che detto così sembrerebbe una cosa semplice, ma in realtà non lo è perché, come potete vedere. Poi questo indicatore si declina in ben 11 sottoindicatori raggruppati in funzione della loro valenza prettamente economica, ambientale e sociale. In questo schemino, in verde abbiamo evidenziato quelli che sono sostanzialmente calcolabili ad oggi, in rosso quelli che purtroppo non sono calcolabili, in blu, la maggior parte sono 7 su 11, quelli che sono parzialmente calcolabili. Come vedete. Riguardano moltissimi aspetti. Quelli più eh, ripeto, dibattuti forse sono quelli ambientali, ma non solo. Eh, e quindi il messaggio che viene da questo schema è che se dobbiamo eh, guardare avanti, dobbiamo cercare almeno mh, da qui al 2030, poniamoci questo obiettivo in sei anni, di eliminare i rossi e di portare molti dei blu sul verde. Per fare questo, oh, occorre una forte sinergia tra l'Istituto Nazionale di Statistiche e tutti gli stakeholders, partendo ovviamente da quelli che appartengono al sistema statistico nazionale per mettere a fattor comune tutte le basi informative esistenti, anche quelle di tipo amministrativo e quindi che non nascono come fonti statistiche, pure per poter accrescere la eh, misurabilità di una serie di fenomeni. Quindi un quadro non eccezionale, però neanche così negativo, sicuramente un quadro in evoluzione. Eh, in questo contesto abbiamo provato ad utilizzare eh, nel modo che ci sembrava più opportuno eh, i dati proprio dell'ultimo censimento 2020, sono dati ormai già un po' vecchi ma sono gli ultimi dati strutturali riferibili a tutto il 1.130.000 unità agricole che abbiamo in Italia. Abbiamo pensato di calcolare eh, un indice di sostenibilità che è soltanto una proxy di quell'indice FAO che abbiamo visto nella slide precedente. Uh, identificando cinque indicatori uh, ottenibili appunto dei dati censuari calcolabili a livello di ogni singola azienda agricola. Il primo indicatore è la biodiversità, quindi quanto le singole aziende riuscivano a differenziare il tipo di coltivazioni eh, di specie vegetali coltivate e abbiamo incluso in questo indicatore anche la presenza di allevamenti e di eventuali attività connesse. Il tema della diversificazione del reddito delle aziende agricole è fondamentale anche per... Aumentare la loro probabilità di sopravvivenza. Il secondo indicatore è un indicatore dicotomico, uno, quindi sì, se l'azienda è biologica, includendo nel biologico anche gli eventuali allevamenti, zero, altrimenti. Il terzo indicatore è eh, la verifica se eh, l'azienda agricola praticava o meno attività connesse, anche se in questo contesto abbiamo preferito prendere in esame solo alcune attività connesse, in particolar modo quelle legate all'offerta di servizi al pubblico, agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale e eh, la produzione di energia da fonti rinnovabili che ha avuto un incremento di oltre il 1000% tra il 2020 e il 2010 per motivi che potete ben immaginare. Quarto indicatore è l'aver effettuato investimenti innovativi nel triennio 2018 2020, quinto indicatore, è il livello di produzione standard, che è un indicatore di ricchezza teorica di ogni azienda agricola che doveva essere superiore a una certa soglia, in questo contesto la soglia era pari alla soglia di povertà del 2020, circa 18.000 euro. E abbiamo infine definito come sostenibili quelle aziende che presentavano almeno un indicatore su 5. Il risultato qual è stato? Che nel 2020 45 aziende su 100 sono risultate sostenibili, forse ancora troppo poche. È però confortante il fatto che con gli stessi metodi di calcolo nel 2010 il numero era 35. Quindi siamo in un percorso virtuoso evolutivo, è ragionevole chiedersi se, spero di sì, sarà possibile entro il 2025 superare la quota del 50%. Il problema sono i divari territoriali, perché vedete come nella cartina appena comparsa, a colori verdi più chiari corrispondono percentuali regionali di aziende sostenibili basse, abbiamo una forte concentrazione, direi quasi esclusiva, di bassi livelli percentuali di aziende sostenibili sul totale nel centro e nel sud in particolar modo in Calabria e in Puglia quindi il tema dei divari territoriali rimane fondamentale per chi fosse interessato c'è anche un poster dedicato che approfondisce un po' la metodologia di calcolo ma ancora sui divari cosa possiamo dire? sempre scegliendo alcuni indicatori dall'ultimo censimento ne abbiamo scelti 10 vedete gli indicatori nella colonna numero 1 e poi nelle singole colonne il totale Italia e le varie ripartizioni Abbiamo cercato di mettere in evidenza ancora di più il problema dei divari, che sembra forse ancora più evidente da questa tabella. A sfondo grigio i primi quattro indicatori strutturali, a sfondo azzurro scuro tre indicatori connessi al capo azienda, gli ultimi tre sono eh, caratteristiche strategiche delle aziende, in verde le best performance, in rosso le meno buone, quindi è chiaro che già ad un primo colpo d'occhio è evidente il divario tra il sud e il nord-ovest, o se vogliamo tra il sud e eh, l'Italia nel complesso. Il sud ha il 27,3% della superficie agricola utilizzata, quindi tanta, ma la dimensione media dell'azienda è ancora molto piccola, solo 7 ettari rispetto ai 17,9 del nord, poche unità di lavoro a tempo pieno, una produzione standard media di soli 25.000 euro che praticamente è la metà della media nazionale, quindi un problema dimensionale che sapevamo. A livello di caratteristiche del capo azienda sono ancora pochi i capi azienda giovani, per la verità sono pochi anche della media nazionale, ehm, mentre al sud è interessante notare che è elevata un po' più della media la quota di capi azienda di sesso femminile. Il problema sono gli aspetti innovativi, troppo poche le aziende con innovazioni, sono meno della metà rispetto alla media nazionale nel sud, troppo poche le aziende con attività connesse. Tutto sommato l'agricoltura biologica invece si sta sviluppando eh, in modo abbastanza omogeneo a livello territoriale. In conclusione dobbiamo eh, cercare di ridurre questi divari e per ridurre i divari tutte le aziende agricole italiane, non importa se sono imprese o se sono mh, metà imprese e metà nostre, fanno solo autoconsumo, devono cercare eh, più di quanto non stiano facendo finora di innovare, quindi di usare gli strumenti della... Eh, Intelligenza artificiale devono eh, cercare di diversificare il reddito lanciando delle attività connesse, probabilmente andando verso l'agricoltura biologica. Infatti, concludo i risultati dell'indagine SPA 2023, la raccolta dati si è conclusa lo scorso mese di aprile, e ci hanno dimostrato su un campione di circa 80.000 aziende agricole che la probabilità di rimanere in vita, quindi di non cessare, è più che doppia se viene calcolata per le aziende che avevano innovazioni. Che avevano attività connesse e che erano biologiche rispetto alle aziende che invece non avevano nessuna di queste caratteristiche. Eh, io ho concluso naturalmente poi per domande c'è spazio dopo. Grazie mille davvero per essere stato nei tempi precisissimi e per questa interessante disamina eh, della politica agricola. E restando in temi di politiche agricole comunitarie, lascio la parola a Fabio Perangeli del CREA. Che appunto ci parlerà nello specifico degli effetti della PAC per i divari territoriali. I soliti dieci minuti, grazie. Okay, grazie. Si sente? No? Non è acceso? No? Penso di sì, adesso sì, c'è la luce. C'è un pulsante? c'è pulsante sotto. No. Il mio c'aveva? Ah, non c'è. Vedo il mio. Ah, mi sembra che. È si sente? Sì, questo si sente. Eh, buonasera a tutti, innanzitutto eh, grazie, ringrazio per l'invito a partecipare a questo, questo evento molto, molto importante. La presentazione che vi faccio eh, la presento io, ma in realtà è un contributo eh, svolto con, a più mani, eh, con Roberto Enche, Maria Rosaria Pupo d'Andrea e Alfonso Scardera. Il, Saltando l'indice così guadagniamo un po' di tempo. Eh, quello che vado a presentarvi è eh, qual è il, come dire, il ruolo, il contributo della politica agricola rispetto ai divari territoriali. Eh, provo un piccolo escursus non per percorrere i 60 anni e, e, e più di vita di PAC, ma per focalizzare. E un po' di, di elementi che poi ci servono durante la, la presentazione. Innanzitutto assistiamo in questi oltre 60 anni di vita della PAC ad una profonda evoluzione degli obiettivi che vengono, eh, sono stati affidati a questa, eh, a questa politica, con una crescente attenzione alle aree rurali, alle zone svantaggiate e eh, una ehm, attenzione anche qui crescente a un reddito equo. Eh, degli agricoltori. Se guardate il riferimento all'articolo eh, 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea avete un'immagine di, di, di una politica che abbiamo provato a definire come monodimensionale, tenete conto quindi di una politica che era fortemente orientata a sostenere eh, un settore produttivo dei comparti con anche interventi eh, sui mercati, quindi una politica nettamente diversa. Nel passare delle riforme Arriviamo a quelli che sono gli obiettivi eh, di oggi con 10 obiettivi specifici che vanno dal sostegno al reddito alla competitività, al valore lungo la catena, quindi alla distribuzione della ricchezza lungo la catena del, del valore, agli aspetti ambientali, quindi ambiente, biodiversità, clima paesaggio, agli aspetti più eh, sociali legati alle aree rurali, all'alimentazione sana, e al benessere animale e al ricambio generazionale e poi un obiettivo trasversale che è quello dell'innovazione, un po' per ricollegarli agli alle dimensioni che citava prima eh, Roberto nella presentazione precedente, le dimensioni degli indicatori che abbiamo visto eh, prima, forse con un'enfasi maggiore rispetto alle, alle dimensioni all alle, aree, alle aree rurali. Parallelamente, oltre agli obiettivi, sono evoluti anche gli strumenti. Però, gli strumenti della PAC, che prima era un blocco più eh, come dire, monolitico, eh, con un approccio top-down, quindi un approccio centralizzato da parte della Commissione, adesso viene data molta più libertà e flessibilità agli Stati membri di, avere, di ritagliare un approccio tailored, come dicono a, a Bruxelles, di definire in base ai fabbisogni le proprie policy, quindi il ventaglio degli strumenti è molto, è molto cambiato, meno distorsivo, comunque profondamente cambiato, quindi anziché un approccio dall'alto verso il basso in cui gli Stati membri sostanzialmente implementano una politica, eh, comandata da Bruxelles oggi è lo Stato membro che definisce all'interno di un eh, parco da giochi, un campo di calcio diciamo, comune, quelli che sono gli strumenti che meglio si adattano al proprio contesto. Però la Commissione per eh, evitare che magari gli Stati membri eh, deraglino rispetto a quelli che sono gli obiettivi comuni, ha prodotto per l'attuale processo di riforma delle raccomandazioni. Siamo a dicembre 2020, quindi gli Stati membri sono tutti pronti a sviluppare il proprio piano strategico per il quinquennio 2023-2027, perché siamo un po' sfasati rispetto al quadro finanziario pluriannale, e riguardo i divari territoriali ha prodotto, diciamo facendo una brevissima ricerca, queste erano le raccomandazioni dedicate all'Italia. Migliorare l'equità del sostegno, quindi in termini di sostegno al reddito, lo vediamo dopo perché eh, a nostro avviso era importante mantenerlo agganciato a questo discorso sui divari. Incoraggiare i giovani in agricoltura proprio per lo spopolamento che diceva Massimo eh, inizialmente. Rimuovere le barriere all'accesso ai fattori di produzione. Il professore ci ha illustrato quelle che erano le criticità appunto sull'accesso all'utilizzo del, del risparmio. A livello territoriale, promuovere lo sviluppo socio-economico nelle zone rurali, quindi anche in ottica di invertire lo, lo spopolamento, promuovere l'inclusione sociale nelle zone eh, rurali e poi c'è eh, quest'altro quest'altra raccomandazione a cui la Commissione Euro europea tiene molto, che è quella de del completamento della banda larga, che è uno di quegli elementi, è una di quel, um, come dire, eh, degli, delle infrastrutture abilitanti che vengono individuate come fattori sine qua non eh, per garantire lo sviluppo anche nelle aree più, eh, più remote. Tenendo questo diciamo, eh, glossario comune eh, in testa abbiamo provato a ricalcolare quelli che sono gli indicatori eh, a, B e C eh, che Eurostat propone: il A è il reddito dei, dei fattori di produzione, il B abbiamo il reddito per um, eh, del, dell'impresa agricola per i propri fattori di produzione, quindi il lavoro familiare, il capitale proprio, la terra e poi l'indicatore C è eh, il reddito dell'imprenditore agricolo. In tutti i casi. Diciamo abbastanza scontato il risultato vediamo come il nord dell'arina arancione sia sempre eh, superiore eh, agli altri e non si colmi questo divario bensì, specie nell'ultimo periodo questo divario eh, aumenta quando andiamo a disaggregare a, a scomporre il reddito netto, mettendo in evidenza la parte che è determinata dal mercato e quella che è determinata dagli interventi pubblici in agricoltura, quindi sia aiuti annuali di sostegno al reddito sia in conto capitale, vediamo come questi in realtà non contribuiscono particolarmente a colmare il gap. L'unico contesto territoriale dove questo avviene in misura diciamo, marginale nella lettura del, del dato è nelle zone del centro in cui in parte contribuisce per la parte le zone nord e, e sud invece vediamo come le linee siano sostanzialmente seguono la stessa traiettoria lo stesso la stessa, mh, eh, lo stesso valore uh, un attimo che non so se ho saltato no scusate allora qui ehm, Abbiamo sempre con i dati della RICA, che è una banca dati che gestisce il, il CREA, abbiamo ehm, quantificato eh, il FarNet value added, eh, la parte blu è quindi quello che deriva dal, dal mercato, abbiamo sommato gli aiuti eh, di sostegno al reddito e poi gli aiuti in conto capitale e questi li abbiamo confrontati con la linea rossa che è il reddito rispetto all'economia nel suo complesso disaggregato nelle varie componenti territoriali, eh, vediamo come eh, nella parte nord-occidentale, ma anche nella parte nord-orientale, sostanzialmente già la parte che l'imprenditore agricolo riceve dal mercato è in linea con il reddito nel, rispetto al resto dell'economia. Nella parte del centro il contributo delle politiche de, del, della PAC è importante perché per colmare questo gap, nelle regioni del sud questo gap invece non risulta colmato, risulta attenuato sicuramente dall'intervento pubblico, ma non viene Coperto interamente il gap. Questo è un indicatore per chi si occupa di eh, politica agricola eh, molto importante perché è il benchmark per considerare come dire, appetibile il, il, il lavoro in, in agricoltura e eh, come dire sostenibile economicamente. Prima Roberto giustamente lo confrontava per quelle che sono le finalità di Agenda 2030 con il, la soglia della povertà. Mi viene da sorridere perché quello è il livello per dire siamo sostenibili. Quando invece lavoriamo in termini di contributo pubblico in agricoltura, quindi una visione un po' diversa, il benchmark per noi è rispetto al resto dell'economia. Eh, qui eh, ah, perché prima parlavo di eh, sostegno al reddito? È importante. Qui vedete a confronto eh, due periodi. Eh, uno è pre-riforma. Stiamo parlando della riforma eh, che è, entrata, eh, è iniziata nel 2015. Diciamo Quindi confrontiamo un 2014, in realtà chiedo scusa, il dato è 2012. Se ma... volete, ci sono dei posti avanti no? perché vedevo delle persone a fallarsi. Se volete, c'è un'intera fila vuota davanti. Prego. però me li riprendo dal tempo eh? <ride> e, um, il dato è 2012 ma in termini di eh, livello di tipologia di erogazione non c'è stata una variazione tra il 2012 e il 2014 quindi la bontà è una buona proxy e eh, l'altro è il 2019 quindi è al regime rispetto alla precedente eh, riforma rispetto a quello che stiamo vivendo oggi vedete come la distribuzione del sostegno al reddito è stata con le scelte adottate dall'Italia, si è raggiunta una maggiore pereguazione del sostegno. Vedete le scale di verde sono nettamente più attenuate. C'è una fortissima, quella che viene definita in gergo pass dependency: cioè una dipendenza rispetto alle scelte precedenti. Quindi, il cambio non è. Eh, stravolgente però mentre nel 2012 abbiamo una concentrazione soprattutto in alcune aree con vocazioni produttive retaggio del passato molto for, forti e caratterizzate eh, per il livello di sostegno nel 2019 abbiamo una maggiore eh, uniformità di, eh, di distribuzione del sostegno questa in realtà era una, eh, le, è una lettura intermedia, perché poi siamo andati avanti, lo vediamo sulla slide eh, successiva. Qui quello che volevo, volevo mettere in evidenza è come l'intervento ha portato via risorse dalle zone di pianura di agricoltura intensiva e specializzata e ha spostato risorse a favore della collina e della montagna, specialmente la montagna interna. Quindi, eh, come dire, laddove eh, l, lo, 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 il divario territoriale è sicuro. Diciamo, eh, sicuramente ha meno probabilità di possibilità di sviluppo, oppure verso quelle che sono definite aree rurali D, che sono le aree eh, con problemi di, di sviluppo, o ancora di più verso le aree eh, ultra eh, periferiche. Uff, scusate, è molto sensibile questo tastierino in un verso, nell'altro no, è un po' più duro. Allora, eh, il tempo è quasi scaduto, scusate se accelero. Questi invece sono eh, gli effetti delle scelte che abbiamo fatto nel, ad inizio, eh, diciamo il piano iniziato nel 2023 e le andiamo a leggere a regime nel 2026. Eh, C'è stato un continuo delle politiche adottate nel precedente slide, rispetto alla precedente slide e qui abbiamo ancora uno spostamento verso le zone di montagna interna, verso le aree rurali. Con problemi di sviluppo e verso le zone svantaggiate, più più con svantaggi legati alle zone, alle zone montane. E questo si tratta sempre del sostegno al reddito, per cui in realtà uno strumento che nasce eh, per una finalità ben diversa rispetto a quella del colmare i di divari territoriali ha dei side effect, degli effetti indiretti eh, pro compensazione, pro. Riduzione del gap rispetto ai divari territoriali. Eccolo. Allora, eh, però, nel piano eh, strategico che tiene, gestisce risorse per 36 miliardi nei 5 anni di, fino al 2027, eh, ci sono anche altri strumenti. Vado molto veloce, uno, è uno strumento principe per la Commissione, eh, per diciamo, il contesto europeo e il leader, ma nel complesso eh, per interventi dedicati allo sviluppo rurale ci sono quasi 4 miliardi di euro di spesa pubblica. E, eh, strumenti eh, anche legati alla strategia nazionale per, per le aree interne. L'altra eh, cosa che ci dovevamo prima è appunto la banda larga. Eh, il, qui interviene non soltanto il fondo, un fondo agricolo che è quello per lo sviluppo rurale, ma intervengono anche gli altri fondi eh, di, di coesione, quindi c'è una pluralità di, di fondi che intervengono qui. La, la, la realizzazione dell'infrastruttura è in corso è un po' in ritardo e su questo chiaramente la commissione punta molto. Noi ad esempio abbiamo in ballo una modifica del piano strategico per eh, aggiustare un po' di, eh, di, di questioni: naturale diciamo, gestione di un piano da 36 miliardi durante il, il ciclo di vita. Però la commissione ci ha detto: guarda. Siccome tu hai modificato anche il PNRR e mi risulta che dal PNRR hai fatto un disinvestimento sulla banda larga, se vuoi che ti approvo la modifica che mi stai chiedendo sul piano PAC mi dimostri che non stai disinvestendo sulla banda larga, giusto per dare la dimensione di quanto è importante. Quindi quello che la Commissione europea non è riuscita a fare al proprio contesto, cioè di dire guarda l'Italia ha due piani, però la strategia sulla banda larga me la, deve, me la deve controllare, quindi loro hanno approvato un piano e adesso invece chiedono a noi a posteriori di verificare se ci sia stato un, o meno un disinvestimento su questo. Quindi chiaramente il gioco delle parti e eh, ci sta, quindi stiamo ragionando con uh, gli altri eh, di che eh, curano la parte PNRR e realizzazione a banda larga anche con altri fondi, siamo arrivati in una quadra in cui abbiamo capito che sostanzialmente il disinvestimento pare, pare dovuto ad una riduzione del, delle delle gare, diciamo, del costo del, della gara però questo mi serviva solo per mettere a fuoco come sebbene sembri un tema a parte in realtà è un tema molto accentrato molto attenzionato dalla Commissione Europea sono arrivato alle conclusioni, chiedo scusa eh, quindi abbiamo detto un ampliamento degli obiettivi della PAC quindi con una crescente attenzione sia allo sviluppo eh, locale ma da valutare molto attentamente quali sono gli strumenti dedicati a colmare eh, i divari territoriali, cioè abbiamo un'evoluzione degli obiettivi ma non tutti gli strumenti sono ev evoluti ovviamente in quella direzione, cioè la politica agricola ha degli effetti collaterali pro compensazione dei divari ma sono degli effetti collaterali l'effetto diretto di uno strumento magari è un altro, quindi bisogna ben interpretare quali sono gli obiettivi dell'analisi, dove vogliamo andare e quali strumenti prendere in considerazione. La ridistribuzione chiaramente dipende quindi da, da orientamenti produttivi che non hanno nulla a che fare con il divario territoriale di, di per sé. E poi c'è anche una questione dell'esistenza chiaramente di diversi te ehm, divari territoriali. Oggi abbiamo parlato spesso di divari territoriali dal punto di vista del eh, nord, centro, sud, ma eh, nella programmazione della politica agricola è molto importante quello delle aree interne, è molto importante quello delle zone rurali. Quindi anche l'analisi di quale tipo di divario andiamo ad analizzare è molto importante. Chiedo scusa se sono andato lungo. Grazie, e grazie, grazie a tutti. Grazie. grazie. Uh, grazie. Uh, chiedo, cioè, perché uh, la sessione doveva finire a 45. Abbiamo 10 minuti perché abbiamo iniziato più tardi. Oppure uh, chiudiamo? Possiamo perché abbiamo iniziato un quarto d'ora dopo. Posso avere il no, il allora. Uh, quello che voglio fare io adesso è sintetizzare veramente brevemente, mi prenderò 3-4 minuti e poi vi do la parola per, diciamo, per i commenti e per fare delle domande. Quello che emerge da questa discussione, io ovviamente avevo visto le slide prima, quindi non è che me le sono. Inventate, avevo visto le slide prima, estremamente interessanti, però emergono de, due elementi fondamentali. Questa è una sessione sull'agricoltura e sui divari. Un elemento fondamentale è che uh, uh, ovviamente le tecnologie avanzano, le tecnologie sono la base del, della crescita e dello sviluppo economico e ovviamente questo. Uh, accompagna anche uh, le tecnologie e uh, accompagna anche l'agricoltura. Uh, per, uh, per, uh, per lo sviluppo tecnologico, per l'avanzamento tecnologico, ovviamente c'è bisogno di capitale umano, è fondamentale. Ora, a che punto è l'Italia, come si pone l'Italia in questo elemento? Perché, come ha detto il professore Giannoli, noi ci focalizziamo spesso sui divari interni, in realtà uh, il problema serio lo affronta il sistema paese nel suo complesso, tra poco uh, vi dirò perché io penso in questo. E quindi voglio soffermarmi su questo tema, cioè il tema della mancata crescita del nostro paese legato al capitale umano e dall'altro velocemente alla, alla questione demografica che se ne sente parlare uh, moltissimo. Uh, questi uh, sono uh, i paesi più vicini a noi, i paesi mediterranei, io li ho ordinati in termini di tassi di crescita accumulati pro capite. Questi sono tassi di crescita reali, quindi pro capite, e vanno degli ultimi vent'anni praticamente, dal 2000 al, 2020, dal 2000 al 2021. Uh, se aggiungete i dati più recenti, non cambia molto. Se aumentate il set di paesi e lo estendete a tutto il mondo, non cambia molto. L'Italia è. Uh, l'ultimo paese praticamente nel Mediterraneo eh, in termini di tassi di crescita, dietro di noi c'è la Libia, però sappiamo benissimo che cosa è successo lì, quindi fatti pari a 1000 il reddito di un albanese nel 2000, questo albanese oggi guadagna 2500 euro, fatti pari a 1000 il reddito di un italiano nel 2000, questo italiano oggi guadagna 990 euro, più o meno questo è quello che dicono le statistiche, ma qui siamo nell'Istituto Nazionale di Statistica. E um, ovviamente, io in pochi minuti uh, mi voglio soffermare, come avevo detto, sugli elementi fondamentali che poi accompagnano le uh, relazioni che abbiamo visto. Oh, mi sono preso i dati sui livelli di istruzione nei paesi Ocse, i paesi eh, diciamo più avanzati sono uh, 52 paesi, quindi non pochi a livello mondiale, e li ho ordinati in termini di uh, istruzione terziaria, quindi stiamo parlando della laurea. E, uh, vedete l'Italia si pone uh, al quartultimo quintultimo posto, cioè 20 uh, italiani su, su una popolazione dai 25 ai 64 anni ha il uh, alla laurea. Quindi siamo molto dietro a quasi tutti i paesi avanzati, uh, siamo quasi un terzo del Canada, o dell'Irlanda o della Corea. Quindi uh, e sono paesi che sono cresciuti moltissimo. Quindi quando ci ci domandiamo e per della riduzione della produttività sicuramente uno degli elementi che dobbiamo considerare è questo e uh, perché, i nostri la perché le persone non vanno all'università è solo una questione di, uh, di sistema è una questione di uh, struttura del paese in realtà i nostri laureati non, non stanno bene in termini di uh, di Qui ho ordinato i dati in termini di, ehm, eh, di percentuale di adulti che guadagnano più della mediana eh, della... e vedete che anche in questo caso il nostro paese 13 eh, non sta ammesso bene, quindi significa che i nostri laureati non guadagnano bene, per cui il, il reddito, il salario non è attrattivo. Al di là, se poi ci levate anche lo status, pensate per esempio, facciamo un esempio concreto, un, un professore di latino e greco. Che arriva ad insegnare in una scuola superiore a 45-50 anni e guadagna 1400 euro. A questo è quello a cui mi voglio riferire. Che cosa fanno i laureati? Poi andiamo a vedere, ecco, sempre di capitale umano, anche se andiamo a guardare i niti, i cosiddetti uh, not employed in education and training i, i, i ragazzi insomma, che non sono impiegati anche qui l'Italia non fa una bella figura quindi io sto cercando velocemente di farvi uh, vedere un, almeno un aspetto dei, del, de, della questione e uh, quindi questo è il mezzogiorno Visto che parliamo adesso di divari uh, italiani, passiamo alla fase più centrale. Vedete, anche qui ho ordinato le paesi, i paesi, le regioni, in termini di percentuali di laureati. Uh, e come vedete, me, tutte le regioni del mezzogiorno stanno a, alla fine, in coda. Quindi ci sarà forse una relazione, sicuramente c'è una correlazione tra crescita e, uh, e um, capitale umano. Non so se c'è una relazione causale, ma sicuramente c'è una correlazione positiva e quindi questo sicuramente è un fattore da analizzare. L'altro elemento che dobbiamo considerare e di cui eh, dobbiamo tenere conto, l'hanno detto quasi tutti loro, è la demografia. Praticamente il nostro paese questo è il divario nati-morti, che eh, come vedete negli ultimi anni dal 2010 cioè la forbice si sta allargando, ci sono 400.000 eh, bambini in meno ogni anno. È un problema non solo italiano, i cinesi ce l'hanno uguale, però è un problema serio questo, perché? Perché provoca polarizzazione della demografia, perché ovviamente mancando le strutture economiche e finanziarie la popolazione tende a polarizzarsi, a concentrarsi nei grandi aggregati urbani e questo lo sappiamo, facendo morire tutta la spina dorsale del paese e anche Uh, alcune zone del Mezzogiorno, quindi per questo è un problema, ma è un problema per Paese perché nel giro di pochi anni noi ci troveremo con quasi 10 milioni di lavoratori in meno. Quindi quando si parla di avere paura per l'intelligenza artificiale e l'impatto che questo avrà sul mercato del lavoro di fronte a questi dati, io qualche dubbio ce l'ho. E un'ultima considerazione, io ho finito. Penso di avere preso meno di dieci minuti Sul, sulla questione sollevata dal professore, um, da professore Giannola. Spesso la finanza, il credito, viene visto come un elemento negativo, no? il diavolo l'abbiamo dalla crisi finanziaria. X, eh, il mondo che ci circonda è un mondo che nasce dalla rivoluzione industriale, lo sappiamo benissimo, quella rivoluzione che inizio del 1800 in Inghilterra, poi ha permesso tutto questo di materializzarsi in qualche modo, cioè la produzione di massa. Quella, quella era dovuta a, essenzialmente a uno sviluppo tecnologico, ma era anche dovuta a una condizione di fattori fondamentali che nell'Inghilterra di quel tempo erano presenti e che erano presenti anche nel nostro paese, cioè un Sistema finanziario che supportava l'innovazione tecnologica e l'implementazione della tecnologia. Le tecnologie, le idee poi vanno implementate, portate a mercato. Questo spiega perché molti paesi, incluso in mezzogiorno, nonostante noi abbiamo le tecnologie, poi non crescono. Perché c'è bisogno di una struttura finanziaria e governativa perché poi strume, quei, quegli elementi poi prendano piede e perché la crescita poi possa avvenire. Quindi Pensare all'innovazione tecnologica senza il mercato del credito è uno simbolo, è qualcosa di assurdo, è impossibile. Chiudo dicendo che gli unicorni sono le aziende che hanno capitalizzazione in borsa con più di un miliardo di dollari. Ho sentito che pochi giorni fa noi abbiamo raggiunto il grande obiettivo target di avere due unicorni. Se andate in Moldavia ce ne sono quattro, in Spagna ce ne sono dieci. Per non dire Stati Uniti e Cina che hanno 600 unicorni, 400 unicorni. Quindi, questo per farvi capire che i giovani ci sono da noi. Sempre di meno, come state vedendo, ci hanno le idee, però il problema serio poi è, la, è il collo di bottiglia che porta le idee, le innovazioni al mercato e permette poi di colmare i divari. Perdonatemi, però, uh, due conclusioni, eh, stavo per dare eh, la parola, prego. Semplicemente non l'ho fatta io personalmente, io personalmente ho preso i dati dal sito Oxe, sono dati liberi, scaricabili, mi sono scaricato i diti. Il per del laureato, sì. Dell sì, della residenza del se non mi sbaglio sì. Sono dati Oxe, eh, potete scaricarli tutti voi. Prima di venire qui mi sono scaricato questi dati perché ero curioso. Ho detto fammi andare a vedere appunto quello di cui parlava a Menise. La triennale, la, la triennale terziaria la terziaria però beh, al di là del. io so che sto in mezzo agli statistici io sono un economista quindi al di là a me quello che mi interessa è capire uh, l'andamento di fondo che è preoccupante, è preoccupante per il nostro paese, preoccupante per il... lo capite dall'accendio, io sono napoletano da mezzogiorno, quindi è, ed è un momento <ride> ed è un momento è ancora più grave questo è la polarizzazione di cui io parlavo se voi a Benevento levate, se voi, io sto parlando di una città a eh, Benevento levate la tabaccheria levate il, il gommista poi viene meno il medico poi viene meno la scuola elementare chi ci rimane? Quindi questo è il punto fondamentale allora le case invece di a un euro le dobbiamo cominciare a vendere a 50 centesimi cercando di prego Sì, molto velocemente. Ci sono due cose che non vanno in questo ragionamento. Uno, l'idea stessa di capitale umano, perché sembra che tutti siamo in possesso di un capitale. È proprio è una definizione che non condivido. Eh, secondo, non, eh, non c'è diretta proporzionalità fra, cioè, non ci sono le economie di scala in agricoltura. Non è che alzando la dimensione di impresa aumenta anche la redditività, perché ci sono molte altre variabili che intervengono. Si può essere anche redditivi con la piccola o media dimensione. Il problema è qual è il target della politica comunitaria. Stiamo parlando con l'impresa più autoconsumo o più rivolta al mercato? Bisognerebbe scegliere una fascia e intervenire anche con gli incentivi all'associazionismo, per esempio, a creare reti di impresa. Molto semplicemente questo volevo dire. Mi dispiace non essere stato chiaro, ma io non ho definito il capitale umano, non ho parlato di che cos'è il capitale umano, ho semplicemente preso dei dati relativi a laureati, alla scolarizzazione. No, no, ma era semplicemente la scolarizzazione, semplicemente per andare sulla scia di quello che dicevano loro. Poi, per quanto riguarda l'agricoltura, io non ho parlato del rapporto tra capitale umano e agricoltura, ho solo detto non le piace però cioè, esistono sono le aziende che hanno una capitalizzazione da più di un miliardo di, di dollari più di miliardo, non l'ho fatta io la definizione però giusto per, per andare sulla scia della, per sottolineare l'importanza della finanza che, eh, e del mercato del credito poi ovviamente uh, è bene criticare me ma io non ero il relatore eh. io ero solo colui che ha fatto la critica ha aggiunto Leggo, quindi se dovete criticare, dovete criticare loro. Sì, no, ma sto scherzando, è ovvio. Stiamo parlando di problemi reali, quindi sto scherzando. Quindi, eh, se volete. Oppure facciamo fare... Se anche voi avete delle considerazioni da fare. Io no, una semplice... Tutti quei dati ci facevano vedere questi... Lì il coordinatore diciamo quanto male sta l'Italia del parafulmine come probabilmente vent'anni se avessimo preso i dati di vent'anni prima saremmo stati in una situazione quasi opposta cioè noi eravamo dei leader e quindi c'è qualcosa che non ha funzionato al di là delle definizioni delle cose eh beh, io vi dico quel qualcosa che abbiamo cioè ci sono state molte illusioni, soprattutto a livello di chi decideva, di chi poteva decidere. Allora, due non illusioni, due errori sono stati, a mio avviso, e lo vediamo adesso col PNRR, il fatto che abbiamo fatto un cambiamento radicale. Eh? Da, in, tra gli anni, negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, da un'idea in cui lo Stato, tra virgolette poi entriamo nel merito, non ne voglio entrare, aveva un compito di regia e non solo di controllo e di regole. Abbiamo ideologizzato il fatto che lo Stato non può essere un regista, ma deve essere un regolatore. Questo è molto anche dell'ambito della comunità, perché poi lo abbiamo fatto spesso sui temi della concorrenza, eccetera, eccetera. Non entro nel merito se era giusto o non era giusto, ma tutte le privatizzazioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte con questo metodo. Le privatizzazioni quindi dovevano dare al mercato. Il contributo del capitalismo privato e il capitalismo privato italiano ha fallito, si è fatto le autostrade, si è fatto i porti, si è fatto quello che era la rendita. Ma tutto ha fatto tranne che dallo smembramento o dalla distruzione della chimica, della partecipazione statale, della siderurgia, dell'elettronica dell'Olivetti e così via. Non c'è stato nulla che ha proseguito in quella direzione. E quelli erano i settori trainanti Del sistema, la base. Secondo elemento: appena è cominciato il declino, la reazione ed è tuttora è stata la caduta della produttività del sistema. È una, produttività, è una caduta tremenda. Gli ultimi 15-20 anni, se andiamo a vedere, l'Italia è sempre col segno meno e rispetto all'Europa è enorme questo divario. E come abbiamo reagito a questa, questa caduta? accentuandola e come l'abbiamo accentuata, non potendo più manovrare la valuta, grazie al cielo, perché se no, abbiamo manovrato i salari, le svalutazioni le abbiamo fatte con il concetto di svalutazione interna, che è un modo di difendere la produttività, ma se la fai per un lungo periodo stai ammazzando il sistema. Quindi adesso a parte mo, i, i, le definizioni, i concetti i contenuti, questa è una cosa che è evidente, che oggi dovremmo chiamare alla sbarra, come in un processo, quelli che hanno teorizzato, perché è stata teorizzata. Ora ci faranno adesso i, i referendum e poi abolire questo o abolire quell'altro, ma ci rendiamo conto dove ci siamo ficcati, ci siamo ficcati noi accettando tutta un'idea che era l'opposto di quella che nel bene e nel male ci aveva fatto fare il miracolo economico, la prima convergenza nella storia unitaria tra nord e sud, e oggi ci andiamo alla differenziazione come ulteriore elemento di difesa di chi è debole, il nord, rispetto alla prospettiva europea. Quindi questo è, dovremmo cominciare a ragionare un po' sulla storia. In modo però serio, discuterne, dire abbiamo sbagliato qui, abbiamo sbagliato là e però molta disciplina per correggere gli errori. Non mi sembra che, per esempio faccio il caso dell'autonomia, ma insomma non, non c'è nulla contro, ma farla in questo modo, che è esattamente l'opposto di quello che la Costituzione dice per come si dovrebbe fare l'autonomia, è insistere su questo errore. E mette, ed è suicidarsi, a mio avviso. Grazie mille, se... grazie, grazie al professore Giannola. Uh, se, avete, se non avete altro da aggiungere, possiamo, uh, abbiamo finito nei 15 minuti di, che ci aveva concesso l'organizzatore, quindi grazie per essere venuti. Grazie mille.